Buonasera. Sì, grazie. Allora, riprendiamo consigli che abbiamo un po' di cose da fare. Allora, la parola al segretario generale per l'appello, grazie. Scusi, adesso questo appunto. Buonasera. Allora, Iosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, al momento è assente, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, presente. Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Tita Ferrante, presente. Torraco, Tremolada, al momento assente. Vavassori, presente. Presente. Quindi al momento sono Sette, quindi manca. presenti. 18. 18 presenti. No. E 7 sì. Quindi risultano 18 consiglieri presenti e 7 assenti. La seduta è valida. Come di norma ho bisogno di tre scrutatori, Vavassori, Rivolta e Cremonesi. Grazie. Allora, come da programma, riprendiamo i lavori con l'illustrazione e discussione e votazione degli emendamenti, così come vengono indicate nella lettera di trasmissione che avete ricevuto. Quindi partiamo con il primo emendamento presentato dall'amministrazione comunale relativo alla proposta di delibera avente per oggetto regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti tari, esattamente indicata nella delibera numero 4. Viene illustrata dall'assessora Montrasio. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questo è un emendamento che ho anticipato anche nella relazione di lunedì sera. È un regolamento che deriva dalla possibilità che abbiamo ottenuto di una più efficace armonizzazione delle banche dati per la Tari, per cui l'armonizzazione tra la banca dati dell'anagrafe e quella di gestione del tributo, che è indispensabile appunto per le modalità di calcolo stesse del tributo e che ci permette quindi questo adeguamento di poter da subito prendere atto delle variazioni che avvengono all'interno del nucleo familiare e quindi di avere una immediata ricaduta sulla definizione delle tariffe dovute da ogni singola famiglia, invece di attendere i 6 mesi successivi affinché queste variazioni abbiano effetto. Grazie. Quindi sugli emendamenti è prevista che qualche consigliere che vuole intervenire è possibile come dichiarazione di voto, altrimenti andiamo subito in votazione. Grazie.
Allora, partiamo con la votazione dell'emendamento relativo all'applicazione della tassa sui rifiuti collegata alla delibera numero 4 indicata sull'ordine del giorno. Metti in votazione. Prego. Fine votazione. Dichiaro. Allora, faccia la dichiarazione a microfono dopo. Esprimiamo voto favorevole. Quindi a me risulta 19 consiglieri presenti al voto, contrari 5, astenuti nessuno, favorevoli 13. Il consiglio approva. 13 più 1. Passiamo all'emendamento presentato sempre dall'amministrazione comunale, avente per oggetto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, collegata alla delibera numero 6 dell'ordine del giorno. Viene illustrato dall'assessore Montrasio. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, anche questo è un emendamento di cui avevo anticipato il contenuto anche nella relazione di lunedì. La motivazione di questi emendamenti è il recepimento delle osservazioni che gli albergatori e le loro associazioni di rappresentanza ci hanno sollevato durante l'incontro che abbiamo fatto proprio dedicato a questo tema. Quindi la proposta è quella di ampliare il novero degli esentati, aumentando per quanto riguarda i minori dal decimo al diciottesimo anno di età. E poi si propone di aggiungere l'esenzione per i pernottamenti riferiti ad accordi commerciali stretti con i tour operator entro la data di presentazione della nostra proposta, per cui entro il 31 luglio, e relativi a soggiorni che si concludano entro il 31 dicembre, cioè gli accordi commerciali che gli albergatori hanno già fatto con i tour operator, con cui quindi hanno già preso degli accordi e dei patti con la loro clientela, vengono esentati purché riguardino soggiorni che si concludono il 31 dicembre di quest'anno. Le altre modifiche sono più di ordine tecnico, ma anche questo è oggetto del confronto con gli albergatori, per cui le modalità di versamento di quanto riscosso che si propongono trimestrali e poi la decorrenza naturalmente che non può più essere dal 1 settembre, ma sarà dal 15 di settembre. Grazie. Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto lo ammette subito in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Passiamo all'emendamento sempre presentato dall'amministrazione relativo alla proposta di delibera avente per oggetto approvazione programma triennale lavori pubblici collegato alla delibera numero 9. Viene illustrata dall'assessore Piano. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si tratta in questo caso di un maxi emendamento perché utilizziamo questa proposta per modificare
integralmente quelle che sono diciamo, le situazioni che abbiamo registrato in modo diverso da quando abbiamo approvato il piano triennale delle opere pubbliche circa un anno fa ad oggi. Innanzitutto il punto A dell'emendamento che avete, credo tutti, prevede la registrazione di un contributo di 442.500 euro che derivano da un finanziamento regionale per la realizzazione di percorsi naturalistici sulle sponde del fiume Lando. Abbiamo poi un secondo intervento che riguarda un importo di 556.000 euro che interessa la messa in sicurezza dell'area ex Enichem, su cui l'amministrazione ha proceduto quest'anno a discutere la fideiussione da parte dell'operatore, che evidentemente non ha realizzato l'intervento ed è incappato in una procedura concorsuale. Il terzo intervento, al punto C, è strettamente legato ai punti D ed E. Nel piano triennale delle opere pubbliche, per quanto riguarda la manutenzione stradale, avevamo a suo tempo stimato un importo di 1.500.000 euro, così come da un altro lato avevamo previsto di stanziare la somma di 100.000 euro per poter realizzare il tetto della caserma dei carabinieri. All'esito della progettazione del tetto della caserma dei carabinieri, che intendiamo realizzare attraverso l'approvazione di questo piano triennale delle opere pubbliche, l'importo stimato è di 190.000 euro. Quindi, per poter far quadrare i conti, abbiamo sacrificato 90.000 euro dalle strade per favorire il raggiungimento della somma stanziata per il tetto dei carabinieri. Quindi una partita diciamo squisitamente contabile, che non va però a mutare quelle che sono le opere che intendiamo realizzare. Abbiamo poi invece l'ultimo emendamento che interessa, cioè l'ultima modifica che interessa i punti G, H, I, che, come dire, investe la partita dei cimiteri. Noi nel piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo approvato l'anno scorso, per quanto riguarda i cimiteri, avevamo stanziato una somma complessiva di 2.183.000 per l'ampliamento e il rifacimento dell'ampliamento delle gallerie al fine di soddisfare la richiesta dei loculi. Abbiamo poi in realtà acquisito un dato importante, che nei residui dell'amministrazione dedicati ai cimiteri c'erano altri 2 milioni di euro a disposizione, quindi complessivamente la cifra di cui l'amministrazione poteva disporre per i cimiteri era di 4 milioni di euro. Abbiamo ritenuto invece opportuno prevedere una progettazione dettagliata e definitiva che ci porta a diciamo, assumere un importo per il progetto di ampliamento delle gallerie per complessivi 3 milioni e 2. Quindi andiamo ad incrementare quella cifra, cioè sopprimiamo quell'emendamento di 2 milioni e rotti euro per proporre uno stanziamento più ampio, che è di 3 milioni e 2. Che spacchettiamo in due voci: 2.941.000 per un appalto come dire, più significativo, i cui tempi ovviamente per l'istruzione e l'aggiudicazione saranno evidentemente un po' più ampi, e 300.000 deve concludere, grazie. E 300.000 per far fronte a quelle che sono le emergenze che via via, come dire, gli uffici sono chiamati ad affrontare.
Con questa operazione ovviamente procediamo a una pulizia dei residui sui cimiteri per circa 800.000 euro. Evidentemente cambiano i totali, l'importo riferito alla partita dei cimiteri è tutto mutuabile, per capire qual è la fonte di finanziamento. Grazie. Se non ci sono dichiarazioni di voto, lo metto in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 6, astenuti nessuno, 15 favorevoli. Il Consiglio approva. I successivi emendamenti sono stati enumerati in quanto sono attinenti tutti alla delibera numero 10 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014-2016 relativi allegati. Emendamento numero 1 presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle relativo al documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario viene illustrato e lo illustrerà la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, delle deiezioni canine ne abbiamo parlato abbondantemente ieri durante la discussione. La proposta che ci sentiamo di voler fare è di andare a modificare la frase che è presente a pagina 17 del programma, dove c'è appunto la dicitura programma gestione rifiuti, in questa maniera: da pubblicazione e successiva realizzazione di un concorso di idee dal titolo crea una campagna di comunicazione contro le deiezioni canine a pubblicazione e successiva realizzazione di un concorso di idee dal titolo crea una campagna di comunicazione contro l'abbandono dei rifiuti per le strade della città. In questo modo si contemplano tutte le tipologie di rifiuti abbandonati. Ne parlavo anche con altri consiglieri nella serata di ieri. I rifiuti abbandonati sono di diversa natura, è stato sotto gli occhi di tutti che quest'estate in particolar modo sono stati abbandonati grandi quantità di materassi, non ultimo nella mia via per esempio un materasso è sostato per qualcosa come 2 settimane prima che venisse rimosso. Non ho altro da aggiungere, grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Anche qui, se non ci sono dichiarazioni di voto, ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, prego. Grazie signora Presidente. Allora io direi di lasciare comunque anche la dicitura contro le deiezioni canine, perché comunque sono due cose diverse, ma questo solo per sensibilizzare i proprietari dei cani, dei miei amici quattro zampe, a raccogliere le deiezioni canine. Io direi di lasciare comunque, di trovare la forma di lasciare anche questo. Grazie. Ha chiesto la parola consigliere Nossa, prego. No, buonasera, velocissimo, era solo per rafforzare quanto diceva la collega consigliera Antonioli, nel senso che una non esclude l'altra e viceversa, è solo un'aggiunta a una schifezza che succede in città, quindi forse è meglio rimarcare due cose che non metterle. Grazie. Prego, consigliere Franciosi, prego. Grazie. Allora, io sono d'accordo. La mia proposta non escludeva ovviamente questo, è che secondo me i rifiuti abbandonati, cioè sicuramente la sensibilità nei confronti, però ci sono anche le multe, probabilmente bisognerebbe anche intensificare, visto che, allora, per me va benissimo mantenere entrambe le diciture, cioè non...
non è niente di... Va bene, grazie. Quindi bisogna presentare o modifica. Facciamo, venga qua, consigliere Franciosi, venga qui dal segretario. Allora, mettiamo, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Franciosi, modificato e condiviso con i gruppi di maggioranza. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva. Proseguiamo con l'emendamento numero 2, presentato sempre dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, sempre relativo alla tenibra numero 10. Prego la consigliera Franciosi di illustrarlo. Grazie. Allora, questo emendamento più o meno l'ho illustrato ieri durante il mio intervento e propone sempre una modifica al documento unico di programmazione. A pagina 12, al penultimo capoverso, c'è tutta la spiegazione con la quale l'amministrazione si impegna a combattere la morosità. Quindi io andrei subito nell'ultimo pezzo proprio della frase dove dice e l'avvio di una sperimentazione con una società di recupero crediti per la riscossione dei tributi arretrati. Noi chiediamo di modificare questa frase in questa maniera e l'avvio di un protocollo interno di recupero crediti per la riscossione dei tributi arretrati, associando il recupero del 50% dei suddetti tributi agli obiettivi annuali del dirigente e o del funzionario competente nel caso in cui non fosse a carico del dirigente questa attività. Questo perché? Perché, come detto ieri, riteniamo scorretto in un momento di questo genere, e visto che poi di fatto le cartelle esattoriali vengono prodotte dal servizio tributi, per cui così come veniva fatto per Equitalia, è il servizio tributi che si carica l'onere di produrre le cartelle esattoriali per poi mandarle a una società esterna che poi si deve occupare della riscossione dei crediti. Le società di recupero crediti, essendo appunto delle società che offrono dei servizi, hanno come obiettivo quello di fare il profitto. Questo emendamento non vuole andare contro o non vuole scusare la morosità, anzi le tasse si pagano e si devono pagare. Riteniamo però comunque scorretto rivolgersi a chi fa profitto per recuperare le tasse non pagate dai cittadini morosi. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Se non ci sono dichiarazioni di voto, ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Noi condividiamo questo emendamento presentato dalla consigliera Franciosi in quanto va verso quel principio che anche ieri sera esprimavamo nel nostro intervento,
che intendeva dire che in un momento di crisi così profonda sicuramente c'è bisogno di un approfondimento sulle ragioni del mancato pagamento, e un contatto diretto con gli uffici sicuramente potrebbe aiutare a risolvere o a decidere come rientrare del dovuto da parte di chi non ha pagato le tasse. Volevo fare un inciso. Volevo garantire che nell'intervento di ieri sera non c'era nessun'ombra di aizzare nessuno verso la defezione del pagamento delle tasse, come è stato ipotizzato nell'intervento del consigliere Tremolada. Pensavo di essere stata chiara, ma volevo puntualizzarlo cogliendo l'occasione dell'emendamento del 5 Stelle. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, prego. Sì, grazie Presidente. Noi crediamo che, a parte che nel documento si parla di un protocollo sperimentale, quindi di un progetto sperimentale rispetto al recupero, credo che l'assessore abbia rassicurato tutti rispetto al fatto che non si tratta di chiedere il pagamento di rete o di cose di questo tipo nella misura in cui, nel momento in cui le famiglie sono in difficoltà. È stato spiegato e rispiegato. Io credo che questa sia una di quelle cose invece che ha senso esternalizzare, perché è uno di quei compiti tipici di società esterne che hanno competenze e professionalità rispetto a questo tipo di lavoro, perché non è che si tratta di andare a bussare, suonare e dire scusi c'è da pagare la bolletta, sono cose un po' più complesse. Per cui credo che sia giusto mantenere quello che è stato illustrato, quello che è stato scritto nel documento. Mi sono documentato, ho fatto un po' di verifiche e naturalmente sono verifiche maligne, lo dico subito. Quasi tutti i comuni si avvalgono o di società esterne o hanno costituito società proprie. Credo che sarebbe folle pensare a costruire una società propria, magari con soci esterni. Faccio un esempio sulla morosità. È chiaro, l'ho detto, è maligna. Il Comune di Parma sta facendo un grandissimo lavoro e ha affidato a una società pubblico-privata in cui c'è il Comune di Parma e dei soci privati che evidentemente portano in questa società competenze, esperienze, professionalità proprio per il recupero crediti. Quindi onestamente credo che è quel genere di cose, di compiti che vanno svolti con grande competenza e anche con esperienza. E mi sembra corretto e giusto che siano affidati all'esterno rispetto al Comune. Grazie, consigliere Rivolta. Posso riintervenire? Prego, 3 minuti, faccio la sua dichiarazione di voto. La dichiarazione direttamente di voto, vabbè, a parte che voteremo a favore del nostro emendamento, ma a parte quello, vedo che il Comune di Parma suscita sempre grande attenzione da parte vostra. No, ma mi fa piacere perché vedo che siete più preparati di me. Grazie, molto cortese, molto cortese, veramente cortese da parte sua. Il punto è che già il 50% delle tasse non pagate verranno coperte dal fondo che è stato correttamente istituito dalla dottoressa Orsetti. Il restante 50% che non verrà poi coperto dal fondo e che verrà recuperato eventualmente dalla società non entrerà comunque tutto nelle nostre tasche, perché suppongo, ovviamente, per cui siccome noi facciamo il lavoro sporco di preparare le cartelle esattoriali, non vedo perché poi non debba essere il singolo ufficio che conosce il territorio a fare anche il recupero dei crediti. Comunque la ringrazio ulteriormente per il complimento, è sempre molto cortese. Consiglieri Rivolta, grazie. Grazie alla consigliera Franciosi, ha chiesto la parola il consigliere Landucci, prego. Grazie, credo che sia doveroso intervenire dopo
veramente gli interventi così sgradevoli di buona parte della maggioranza, di una, come dire, di una scorrettezza, di una così proprio grevità, che lasciano perplessi, anche perché sono perfettamente in linea con la gravità della scelta, perché tutti noi sappiamo cosa sono le società di recupero crediti, lo sappiamo tutti. Cioè, non credo che ci siano molti gentiluomini che ne fanno parte, gentiluomini e gentildonne che vanno in giro. Sappiamo tutti come fanno a cercare di recuperare i soldi da chi non le ha per pagarli. Allora, siccome abbiamo più volte sottolineato la nostra, come dire, giustamente, perché abbiamo fatto del bene, quindi l'abbiamo pubblicizzato ampiamente, quello dei 5 lavoratori socialmente utili, perché naturalmente non conosciamo il principio, no, che la mano destra e sinistra non sappia quello che ha fatto la destra, ma abbiamo fatto comunicati ovunque per questi 5 lavoratori socialmente utili, che pagati dalla collettività, non da Sesto, lavorano al comune di Sesto, forse si poteva pensare a cose di questo genere, non per far fare al loro recupero crediti, ma per far fare altre mansioni e liberare qualcuno che potesse, in maniera, come dire, meno brutale di quella a cui sia, perché io non credo che sia possibile in dire alla società a cui ci rivolgeremo e che sarà poi inserita sotto la voce prestazioni di servizi nel prossimo bilancio, ci sarà già adesso, come comportarsi con i debitori. Allora io credo che oltre ai mitici servizi che noi diamo a caro prezzo, assessore Montrasio, al prezzo di un continuo aumento della pressione fiscale, forse bisognerebbe cominciare a pensare a un rapporto anche di rispetto e di dignità, anche nei confronti di coloro che fanno fatica a pagare e che magari non hanno pagato, non so, la TARSU, perché magari hanno pagato lo stipendio a quelli che lavoravano per loro, perché oggi credo, perché non si parla sempre di morosità incolpevole per invocare la proroga degli sfratti? Allora, non ci sarà anche qui una morosità incolpevole? Cioè, che secondo me non può essere delegata ad altri. Cioè, un cittadino dice, se sono venuti da chi? Cioè, voi non avete detto, io non so se sarà così, che voi fate il ruolo, i ruoli non riscossi li date a questi. Perché questo deve aver capito, no? Cioè voi fate, mettete il ruolo e il ruolo non riscosso viene passato alla società di recupero crediti. Questa è la città solidale, amica, che vogliamo. Ci rivolgiamo a una società di recupero crediti. Devo dire, mi sembra veramente una cosa molto pesante. Pesante come le sue osservazioni, consigliere. No, io voglio fare la dichiarazione di voto e voglio anche dire una cosa, però mi scusi Presidente, perché non si può dire che una scelta di un altro gruppo dell'amministrazione è scorretta e poi io sto parlando con la consigliera Franciosi, ha detto questa scelta è scorretta. Allora, quando si parla di scelte e di decisioni, parlare di correttezza e scorrettezza significa dire no, le parole hanno un senso. Consigliere Rivolta, ha detto che noi siamo scorretti e questa cosa non è così. Dica, non condivido la scelta. Per cui poi dopo, se uno le risponde male, è perché tutte le volte usare delle parole inopportune e improprie alla fine irrita. Io mi scuso per aver usato quella parola, ho l'abitudine di scusarmi quando mi capita. È stato chiaro. Lei per cortesia eviti di dire che... Va bene, grazie. Beh, lei grazie, deve essere vissuta in un mondo molto particolare. Consigliere Rivolta, ho apprezzato molto le sue scuse. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniero, prego. Io ricordo che ci sono 3 minuti a disposizione per una dichiarazione di voto. Prego. No, lo dico a tutti i consiglieri, non solo a lei Romaniero. Ah, io volevo solo, perché poi non passi l'idea che dietro queste società si nascondono i peggiori delinquenti, voglio dire... Cioè magari nell'immaginario collettivo può anche sembrare, però voglio dire sono persone normalissime che fanno questo mestiere. Io stesso, no, ascolti,
Ma non lo so, boia, non lo so. Allora le dico, per cortesia, io stesso, la serata è molto lunga e abbiamo tante cose io da stesso, fare. Grazie. Io stesso, non meno di un mese fa, si è presentato uno del recupero crediti per una bolletta dell'Eni che diceva che non aveva pagato, gli ho fatto vedere la ricevuta e finita lì. Voglio dire, chi paga e fa il proprio dovere non ha nulla da temere, voglio dire. E quindi, quando avevo pagato, avrei dovuto tirare i soldi e pagare, voglio dire. Se non pagavo avrei dovuto tirare i soldi e pagare, voglio dire, ma che è normale, no? O pensa che non si debba pagare il servizio della luce, del telefono? Se lei pensa che non si debba pagare, possiamo anche rivedere un attimino l'organizzazione del comune. Se l'idea è che nessuno debba pagare, parliamone. Allora non lo so, è così. Però, consigliere Landucci, per cortesia. Allora, voglio dire, non demonizziamo chi è costretto per una serie di questioni a fare anche un lavoro che è scomodo, insomma. Adesso, i boia in Italia non ci sono, però io mi limito a parlare. Per cortesia. Quindi, voglio dire, si può essere d'accordo o meno sulla scelta di adoperare questo sistema, però quello che mi preme sottolineare è che ci sono anche dei lavoratori dietro queste società e quindi per favore non demonizziamoli. Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora scusate, ma ieri sera abbiamo parlato di morosità. Allora, noi siamo d'accordo sul fatto della morosità, di andare a fare i controlli, di chiedere alla Guardia di Finanza di andare a fare il controllo alle persone che abitano nelle case popolari, a chi non paga la retta della mensa, a chi non paga l'asilo nido, ma non siamo vergognosi nel voler non andare a riconoscere chi non paga le tasse, come diceva prima la consigliera Landucci, che magari non riesce a pagare la TARSU perché deve pagare gli stipendi ai dipendenti. Allora, scusate, chi non riesce a pagare la TARSU perché non riesce poi a pagare gli stipendi ai dipendenti, va e tratta. Ed è una cosa diversa. Poi ci sono gli strozzini, e gli strozzini non sono certo quelli che fanno il recupero del credito, perché chi fa il recupero di credito a volte sono anche quelli che certificano i bilanci. E non vi dico i nomi delle aziende perché non sto qua a dirlo adesso, quindi cerchiamo di avere un peso solo e non un peso e due misure. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli, ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. No, quello che volevo dire io, forse non so se per stemperare, mi auguro di sì, anche se non ho questa pretesa, è la possibilità o la mia, come dire, presunzione di tentare di fare anche un suggerimento, se è possibile, nel senso che effettivamente tutti si era posto il problema che è stato sollevato stasera da più persone, dalla minoranza, dall'opposizione, che dir si voglia, ma abbiamo ritenuto opportuno continuare in questo senso per due situazioni in grosso modo. Il primo è che all'interno del nostro comune non vi è un out sufficiente per arrivare a questa tipologia e a questa conclusione che si vuole ottenere, ossia cercare di recuperare questo tipo di discorso. Il secondo è che facendo così, e questa è una mia proposta, si potrebbe tentare magari di affiancare qualche figura del comune, quindi interno del comune, a questa società, in modo da farla crescere, in futuro, visto che questo è in fase sperimentale, di riappropriarsi di questo servizio, quindi diciamo ottimizzare le risorse interne, rimanendo su un discorso diciamo di equilibrio finanziario e di correttezza verso i cittadini che pagano le tasse, ammesso che non tutti quelli che le paghino siano effettivamente gli evasori, perché diverse volte a me, come penso a tutti, è arrivato a casa il fatto di pagare il bollo dell'auto. Fatto sta che in realtà l'avevamo già pagato. Quindi si dimostrava, la fregatura era che se l'avevo perso, ero io che dovevo dimostrare allo Stato che avevo perso il bollo. Ma questa è una catena che in Italia non funziona. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla consigliera Franciosi relativa alla delibera del bilancio di previsione. Prego, inizia votazione. Fine votazione.
Consiglieri presenti al voto 21, contrari 12, astenuti nessuno, favorevoli 9. Favorevole 9, il Consiglio approva. Scusi, il Consiglio non approva. Allora, proseguiamo con l'emendamento numero 1 presentato dall'amministrazione comunale relativa sempre al documento di programmazione dell'esercizio finanziario 2014. Chi lo illustra questo? L'assessora Montrasi, prego. Sì, grazie Presidente. Anche questo è un emendamento anticipato nella relazione di lunedì. Per far fronte alle nuove esigenze correlate alla necessità di dare una continuità nel percorso educativo di crescita personale e relazionale dei ragazzi disabili nella nostra città anche al termine del loro percorso scolastico, a fronte del fatto che questa esigenza è aumentata in città nell'ultimo anno, si propone di incrementare il capitolo relativo inserimento disabili in semi-residenzialità, vale a dire nei centri diurni per i disabili, per 28.000 euro in modo tale da garantire fino a fine anno questo servizio a 15 giovani disabili, stornando questa cifra dal capitolo delle spese del ricovero adulti per pari riduzione, grazie al fatto che sono realizzate delle economie su questo capitolo per la chiusura di alcuni percorsi. Naturalmente se ci fossero delle esigenze maggiori posso intervenire. Assessora Perego, vuole aggiungere qualcosa? Prego. Ma aggiungo solo che ovviamente questa scelta, che è comunque una scelta sicuramente di spostamento di risorse sempre nell'ambito del settore sociale, deriva sicuramente dal fatto che si sono conclusi alcuni percorsi di recupero delle autonomie per adulti che abbiamo in carico come servizio sociale. La scelta di spostarli da quel capitolo su un capitolo che è quello della disabilità è ovviamente in coerenza con tutta una serie di scelte, con la linea di priorità che più volte abbiamo detto, abbiamo condiviso con il Consiglio, abbiamo ovviamente condiviso anche in città, con i cittadini e con le famiglie soprattutto interessate, che a fronte dei bisogni, all'interno dei bisogni, dovendo comunque indicare delle priorità, per noi quella della disabilità è una priorità, si colloca come scelta sulla linea di una serie di interventi altri che già ci hanno visto discuterne, come quello appunto dell'aumento di spesa per il sostegno a scuola, come quello dell'avvio, della sperimentazione di un nuovo servizio di interventi educativi a domicilio e come quello appunto del regolamento che poi abbiamo portato da poco in consiglio sul trasporto disabili. Si tratta ovviamente di far fronte anche a un nuovo bisogno, che da una parte è un bisogno educativo dei ragazzi, dall'altra parte è un bisogno di conciliazione per le famiglie. Grazie all'assessore Perego. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione. No, ha chiesto la parola. Consigliere Tremolata, prego. Sì, se posso, condividendo e apprezzando la spiegazione che sono state date dagli assessori, sono convinto della bontà di questo emendamento. L'unica così mia sottolineatura è fare attenzione e di evitare che si scatenino guerre tra poveri, cioè all'interno di bisogni di serie A, bisogni di serie B. Io mi rifaccio al mio intervento di ieri, occorre fare scelte coraggiose nel definire delle priorità di spesa, evitando che i bisogni che hanno pari dignità vengano messi in concorrenza. Tutto qua, è solo una mia, così, un invito a fare attenzione a questo. Grazie. Grazie. Consigliere Tremolata ha chiesto la parola, la consigliera Pietro. Sì, grazie. Faccio la dichiarazione di voto per il nostro gruppo consigliare. Ovviamente siamo d'accordo e ricordo che la problematicità di avere un ragazzo o una ragazza
portatore di disabilità in casa diventa veramente drammatica nel momento in cui il ciclo della scuola finisce e non ci sono possibilità di portare da nessuna parte il ragazzo. Quindi questa possibilità che viene data è importantissima sia dal punto di vista sociale, di socializzazione, di inclusione nel progetto di vita della persona con disabilità e sia proprio anche di sostegno grossissimo allo sforzo terrificante che fanno le famiglie. Quindi siamo favorevoli. Grazie alla consigliera Pietro, ha chiesto la parola il consigliere Pavan, prego. Buonasera, grazie. E a questo proposito sicuramente non abbiamo niente in contrario, c'è da dire che non solo la popolazione dei disabili tende ad aumentare, ma chiaramente anche la popolazione degli anziani, per cui diciamo riuscire a fare una ripartizione magari adeguata dei fondi non è sempre facile, perché poi dei bisogni possono nascere anche in tempi abbastanza brevi. Vorremmo sicuramente, al di là dell'approvazione di questo aspetto, di questo emendamento, avere però anche una garanzia che ci sia un'assegnazione di questi denari in maniera trasparente, sapendo un attimino chi ovviamente se ne farà carico e chi ne potrà usufruire. Grazie. Grazie al consigliere Pavan, ha chiesto la parola al consigliere Foggetto. Prego. Solo per dire un tono un po' polemico che questo emendamento si lega a quei mitici servizi che il Comune di Sesto offre alle persone, ai cittadini in difficoltà, qualcosa di cui noi siamo orgogliosi. Grazie, quindi voteremo in modo favorevole. Grazie. Grazie. Non ho preciso, prima di andare in voto, vuole aggiungere qualcosa, Assessore? Prego. No, solo per un chiarimento rispetto all'intervento del consigliere Pavan, che ringrazio. Tutto ciò che è assegnazione di risorse, quindi anche contributi economici, è sull'albo dei beneficiari ed è appunto un documento pubblico a cui tutti possono accedere. Qua non si tratta di uno stanziamento economico diretto alla famiglia, ma di uno stanziamento economico per sostenere l'inserimento di ragazzi che hanno terminato il percorso della scuola superiore nei centri diurni disabili o nei centri socioeducativi. Quindi il pagamento sostanzialmente della retta mensile per questi nuovi inserimenti che l'anno scorso frequentavano la scuola superiore e da quest'anno invece iniziano un altro tipo di percorso. Grazie alla consigliera Perego. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 presentato dall'amministrazione comunale. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 19. Il consiglio approva. Faccia la dichiarazione che viene registrata, grazie. Voto favorevole, grazie. Quindi siamo 20 favorevoli, 20 consiglieri favorevoli. Passiamo all'emendamento numero 2, che viene illustrato dall'assessore Piano. Prego. Solo per dire che questa è la ricaduta, questo emendamento è una ricaduta sul bilancio del maxi emendamento che abbiamo proposto prima al piano triennale delle opere pubbliche, per cui il merito è lo stesso. Grazie all'assessore Piano. Se non ci sono dichiarazioni, andiamo subito in votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva.
Presidente, chiedo scusa, questa volta mi sono perso un po', io non ho votato, voto a favore. Quindi non ha proprio votato? No, non ho quindi votato. Diventa lo chiedo scusa. Procediamo con l'ultimo, indicato al numero 3, sempre relativo alla delibera numero 10. Questo qui viene illustrato dall'assessora Montracio. Prego. Sì, si tratta dell'emendamento tecnico di cui abbiamo più volte parlato e che è stato più volte citato in queste serate e che è stato anche anticipato nell'ultima commissione di luglio dedicata al bilancio, anche se non nel suo dettaglio contabile. Cosa significa questo emendamento? Riguarda, come dicevo anche lunedì, il fondo pluriennale vincolato e la sua rappresentazione. Allora, noi partivamo con la documentazione di luglio da un fondo pluriennale vincolato di 3 milioni e 300 mila euro circa, ovviamente è rotondo, che era derivante dalla differenza tra il riaccertamento straordinario dei residui attivi per 40 milioni e 900 mila euro e residui passivi per 44 milioni e 200 mila euro. In sostanza, riaccertamento straordinario significa che si eliminano dagli anni precedenti i residui e si riportano sull'annualità del bilancio di previsione, quindi in questo caso previsione pluriennale 14, 15 e 16. Nel caso della documentazione in vostro possesso luglio, erano presenti residui attivi e passivi anche di parte corrente. Di seguito alla descritta corrispondenza con il Ministero e la struttura dedicata alla sperimentazione del nuovo modello contabile e agli approfondimenti fatti con gli altri comuni e corsi di formazione di cui vi parlavo, è stato rivisto il riaccertamento dei residui, eliminando quelli di parte corrente e mantenendo quindi nel bilancio di previsione solo quelli in conto capitale. Quindi, questa revisione ha significato che i residui attivi e passivi di parte corrente sono rimasti nell'annualità precedenti e figurano nei consuntivi come se fossimo al punto della vecchia contabilità. Il nuovo riaccertamento quindi ha definito i residui attivi da riportare in 16 milioni e 400 mila e i passivi in 36 milioni e 400 mila. E quindi il fondo pluriennale vincolato, che è la differenza tra i due, di 20 milioni, circa 20 milioni di euro, che viene iscritto nella parte entrata del bilancio 2014 e la parte non utilizzata annualmente diventa appunto il fondo pluriennale vincolato in entrata nell'anno successivo e così via via per le diverse annualità. Naturalmente questa è una partita tecnica che non va ad impattare su quelle che sono le scelte politiche di questo bilancio, del bilancio di competenza 2014 e delle previsioni 15 e 16 e rispetto appunto alle scelte politiche sottese al bilancio di competenza. Ovviamente se c'è bisogno di maggiore approfondimento tecnico sono presenti anche gli uffici. Grazie all'assessore Montracio. Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'emendamento numero 3, ultimo. Inizio votazione, prego.
fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 3, astenuti 5, favorevoli 16. Il consiglio approva. Va bene, andiamo oltre. Adesso trattiamo gli ordini del giorno che sono stati presentati per un totale di 6, 2 a firma della consigliera Franciosi ed altri. Partiamo prima con il gruppo Movimento 5 Stelle, se ci vuole illustrare il primo, prego. Grazie Presidente, lo leggo perché è più facile. Allora, considerato che la Regione Lombardia mette a disposizione risorse addizionali a quelle dei comuni per ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico che abitano in unità immobiliari in locazione ai sensi della legge numero 431 del 98, con delibera di giunta regionale 25 luglio 2014 numero 2207, impegna sindaco e giunta ad inoltrare entro e non oltre il 31 ottobre 2014 formale richiesta di accesso ai fondi destinati alla Regione Lombardia e a rendicontare successivamente in Consiglio Comunale in merito all'accoglimento della richiesta e alla destinazione d'uso dei fondi eventualmente accordati. Allora, il titolo, giusto per darvi un'indicazione della delibera di giunta regionale, è il seguente: emergenza abitativa, sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto e iniziative a favore per favorire la mobilità nel settore della locazione, e in questo caso si intende attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato o la rinegoziazione dei contratti esistenti a canoni inferiori. Una nota: vengono ovviamente ammessi per poter accedere a questi fondi soltanto soggetti che presentino un ISEE non superiore ai 9.500 euro. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Do la parola all'assessore Felice Cagliani per una spiegazione in merito. Buonasera, non voglio togliere il piacere di presentare gli ordini del giorno, tant'è vero che siccome pensavo che andassero discussi dopo la replica della Giunta, al limite avrei dato la notizia durante la replica degli assessori. Però noi su questa richiesta specifica del suo ordine del giorno, noi abbiamo già mandato lettera di adesione a firma mia direttamente all'ufficio Welfare Casa, la Bulbarelli, eccetera, cosa che andava presentata entro il 15 settembre. È già stata stesa la delibera dagli uffici, che va presentata successivamente, ed è già stata vistata con queste nuove modalità che io ho imparato adesso a settembre, perché a luglio non c'ero, e quindi andrà in giunta se riusciamo domani, se no entro martedì. Quindi per quanto riguarda questo ordine del giorno, fermo il diritto suo di mantenerlo, però abbiamo già dato esecuzione, indipendentemente dal fatto che lei l'ha presentato. Grazie. Consigliere Franciosi, c'è la facoltà di replica, prego. Allora, apprezzo il fatto che voi abbiate già presentato richiesta, mantengo però la richiesta di votazione dell'ordine del giorno, in quanto oltre alla richiesta di impegnarsi a presentare la domanda, chiedo anche di rendicontare successivamente in consiglio in merito all'accoglimento e alla destinazione d'uso dei fondi eventualmente accordati. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Qui è possibile intervenire un oratore per gruppo, quindi il gruppo PD ha chiesto la parola nella persona della consigliera Antonioli. Prego.
Grazie signor Presidente. Ma io sentito anche l'assessore Cagliani e il percorso che sta facendo l'amministrazione comunale, chiederei alla consigliera Franciosi di ritirare l'ordine del giorno. No, non si può ritirare. Va bene, allora andremo alla dichiarazione di voto. Grazie. Chiesto la parola al sindaco, prego. Allora, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, visto che il percorso è già stato avviato, quello che viene chiesto sostanzialmente di poterlo, come dire, controllare, seguire, direi di non mettere al voto l'ordine del giorno che farò io, mio. Quindi l'ordine del giorno non viene votato. Che sì, prego. Sì. Va bene, quindi consigliere Franciosi, ci vuole illustrare il secondo ordine del giorno, grazie. Grazie, fa parte anche questo di un secondo ordine del giorno, cioè è sempre nell'ottica di reperire fondi altrove, e in questo caso l'oggetto è l'accesso dell'8 per 1000 per l'edilizia scolastica. Premesso che ogni anno in occasione della dichiarazione dei redditi il contribuente italiano può effettuare una scelta in merito alla destinazione dell'8 per 1000 del gettito IRPEF. Premesso che a partire da quest'anno, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di stabilità 2014, che ha modificato la legge 222 del 1985, che regolamenta l'8 per 1000, lo Stato può destinare il proprio 8 per 1000, oltre che a interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, anche per ristrutturazione e miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istituzione scolastica, ritenuto che sul territorio di Sesto San Giovanni sono presenti edifici scolastici che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico, considerato che le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richieste e fare così in modo che almeno l'8 per 1000 statale sia usato a beneficio di tutti, impegna Sindaco e Giunta ad inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2014 formale richiesta di accesso ai fondi destinati dall'8 per 1000 all'edilizia scolastica e a rendicontare successivamente in Consiglio Comunale in merito all'accoglimento della richiesta e alla destinazione d'uso dei fondi eventualmente accordati. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Anche qui è possibile intervenire un oratore per gruppo. Quindi la parola al sindaco, prego. Grazie. Io a mia volta, ringraziando il Parlamento per questa opportunità, chiedo l'opportunità appunto di poter far mio questo emendamento. Grazie. Ordine del giorno. Grazie al sindaco per aver accettato l'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal consigliere Tremolato. Cortesemente ce lo può illustrare, grazie. Certamente. Allora, partendo dall'esperienza personale mia e di parecchi conoscenti rispetto al fatto che in molte scuole la temperatura in inverno è parecchio alta o che ci sia comunque margine per risparmiare non solo sul riscaldamento ma anche su energia elettrica e acqua, mi corre l'obbligo di far notare che la firma appare solo la mia, in realtà virtualmente tutta la maggioranza avrebbe firmato, per motivi tecnici non c'è la firma di tutti. Scusate. Dicevo, mi è sembrato una proposta di buon senso quella di poter dare la possibilità alle singole scuole di risparmiare facendo attenzione all'uso dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento e quindi impegnando l'amministrazione a concordare con le scuole questo tipo di percorso. Leggo: considerato inaccettabile che le risorse pubbliche siano in qualche modo sprecate, a maggior ragione in un periodo nel quale le ristrettezze economiche condizionano la vita di molte persone delle pubbliche amministrazioni,
Considerata indispensabile la partecipazione dei singoli cittadini nell'ottenere un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando inutili sprechi, e considerata importante l'educazione di bambini e ragazzi ad evitare gli sprechi, considerato che le risorse energetiche utilizzate dal Comune di Sesto sono di considerevole entità e la loro riduzione determinerebbe un immediato vantaggio ambientale e libererebbe risorse per la comunità, questo Consiglio Comunale propone di concordare con le scuole della città un progetto volto alla riduzione dei consumi energetici che comporti una condivisione con la scuola stessa delle risorse risparmiate da utilizzare per il sostegno allo studio e per l'acquisto di attrezzature didattiche. Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare i settori della propria amministrazione interessati affinché venga valutata la fattibilità e individuate le modalità di un progetto di questo tipo da approntare al più presto e da inserire eventualmente nel PAES di prossima approvazione. Quindi in sostanza il concetto è quello di così, dare la possibilità alle scuole di, facendo attenzione, risparmiare e condividere i vantaggi di questo risparmio economico che poi è anche un risparmio ambientale. Grazie. Grazie consigliere Tremolata. Chiesto la parola al consigliere Romaniello. Prego. Lei interviene come un oratore per il gruppo, prego. No, sì, sottolineare che questo ODG ha un duplice valenza, sicuramente quella di andare incontro a un risparmio, ma anche quella di trasmettere poi la cultura del risparmio, perché poi se si fanno questo tipo di operazioni su gli alunni, insomma, è anche un modo per riuscire a trasmettere ai giovani quello che è la cultura del risparmio, perché ad esempio uscire da una classe e ricordarsi di spegnere la luce sembrerà una cosa banale, ma non tutti la fanno. Quindi andare in quella direzione ed essere promotori di questo tipo di iniziativa non può che far bene, insomma, a tutti quanti. Grazie consigliere Romaniello. Se non ci sono altri interventi e altre dichiarazioni, lo mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 18. Il Consiglio approva. Allora, proseguiamo con due ordini del giorno presentati dal gruppo Giovani Sestesi e dalla consigliera Iosa. Il primo degli ordini del giorno tratta i tempi dell'approvazione bilancio e consuntivo, quindi mi risulta che è simile all'ordine del giorno presentato dal gruppo PD ed altri. Visto che sono simili, gli do la parola alla consigliera Iose per illustrare questo ordine del giorno e poi a seguire la consigliera Antonioli. Prego. Grazie Presidente. Allora, questo ordine del giorno nasce da una rilevanza che abbiamo fatto tutti quanti ieri sera in Consiglio Comunale, compreso l'assessore, nel dire che arrivare a settembre 2014 per analizzare il previsionale di bilancio a 4 mesi dalla fine dell'anno è una tempistica che non regge più rispetto alle esigenze che ci sono.
Abbiamo pensato quindi che la prima cosa da fare, dopo aver analizzato tutto il documento, fosse quella di proporre un cambio di tempistica per due motivi. Primo, perché una tempistica diversa permette sicuramente una programmazione più puntuale. E nel caso del bilancio di previsione, sapendo inizio anno che cosa c'è da fare, sicuramente si riescono a fare delle valutazioni a step e eventualmente decidere come muoversi. Secondo, perché una programmazione diversa mette sicuramente in condizione tutti i consiglieri comunali e non solo i commissari che partecipano alle commissioni di fare proposte sui vari temi che andiamo ad affrontare e quindi riuscirebbe di più a riportare le scelte dei singoli gruppi e le idee al centro della discussione. Permetterebbe anche una maggiore espressione da parte di tutti i gruppi politici, permetterebbe ai presidenti delle commissioni di avere un calendario e anche eventualmente di inserire degli argomenti, come è successo l'ultima volta con la presidente Pennasi, che abbiamo aperto la discussione su rifiuti zero, e permetterebbe ai tavoli e alle commissioni comunque di lavorare sicuramente in maniera più programmatica e di poter dare più valore a quello che poi noi andiamo a scegliere o a fare attraverso il Consiglio Comunale. Ci permetterebbe a tutti, come diceva ieri sera il consigliere Tremolada, di non perdere valore personale in giro per la città, ma di partecipare in maniera più attiva a tutti. Leggo l'ordine del giorno. Dopo un attento ascolto delle commissioni consiliari volto a spiegare questa nuova sperimentazione del bilancio armonizzato che trova il suo primo atto di iniziazione nel bilancio di previsione 2014, partendo da un'attenta analisi della documentazione fornitaci, che vede nel DUP l'atto che avvicinerà il cittadino a un bilancio condiviso e che aprirà il confronto. Considerate le premesse fatte, riteniamo importanti che vengano rivisti tempi e modi di elaborazione e presentazione del bilancio del Comune di Sesto San Giovanni, ritenendo che questo nuovo sistema di bilancio armonizzato potrebbe darci l'opportunità, per la sua natura più chiara e programmatica, di riportare la politica al centro della discussione delle scelte dell'amministrazione della città e per l'organizzazione della spesa pubblica. Ciò premesso, chiediamo a questa amministrazione comunale un cambio di marcia e di visione che sia diversa nei tempi e nei modi da quella applicata per il bilancio 2014. Un cambio di metodo che permetta una gestione reale del bene pubblico, un impegno per il rilancio della macchina comunale e di chi è chiamato ad amministrare, che permetta a tutti i consiglieri comunali di non subire le scelte amministrative ma di condividerle e parteciparle. Pertanto chiediamo un impegno al Sindaco e alla Giunta affinché entro novembre 2014 l'amministrazione comunale, nella figura dell'assessore al bilancio e dei tecnici, si impegni a presentare le linee generali del bilancio 2015, che entro febbraio 2015 venga presentato ed approvato il bilancio preventivo 2015 e che venga accompagnato da un coinvolgimento attivo delle linee programmatiche di competenza dell'anno. Che la discussione coinvolga i consiglieri comunali e tutti coloro che hanno titolarità e rappresentatività sul territorio, soggetti sindacali, associazioni di categoria del mondo economico lavorativo e tutti coloro che sono attori della quotidianità della nostra città. Che il bilancio consuntivo 2014 venga presentato e approvato entro marzo 2015. Riteniamo infatti che il bilancio armonizzato che porta in sé il binomio strategico operativo possa dare la possibilità alla politica di svolgere il suo reale ruolo di amministratori. Per questa ragione i tempi e i modi utilizzati fino ad ora risultano obsoleti. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Adesso la parola alla consigliera Antonioli per illustrare l'ordine del giorno presentato. Prego. Grazie signor Presidente. Condividendo parte dell'ordine del giorno presentato dai giovani sestiesi, abbiamo comunque ritenuto, e questo ordine del giorno è stato firmato da Partito Democratico, SEL, Federazione della Sinistra, fare un ordine del giorno perché riteniamo che già a partire dal 22 maggio 2014 la maggioranza del Consiglio Comunale aveva approvato un ordine del giorno contenente le indicazioni politiche per il bilancio 2014.
Queste indicazioni che noi avevamo approvato con l'ordine del 22 maggio sono state poi tutte rispettate nel bilancio che stiamo andando ad approvare questa sera. Quindi poi c'è stato anche il sindaco con una sua delibera ha recepito tali indicazioni. Il bilancio preventivo del 2014 viene approvato dal Consiglio Comunale durante il mese di settembre. Il ritardo è attribuibile al panorama normativo in materia fiscale locale, soggetto a continue modifiche e a vari dubbi interpretativi, e alla scelta di sperimentare il nuovo modello di contabilità finanziaria potenziata. Apprezzando la scelta di sperimentare in anticipo il nuovo schema di bilancio che comporta vantaggi consistenti per il Comune, ritiene utile per il 2015 un ulteriore impegno ad anticipare le tempistiche per valorizzare appieno la programmazione delle attività, il carattere strategico dello strumento e consentire al Consiglio Comunale la massima partecipazione alle scelte e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. Dopodiché abbiamo ascoltato la relazione dell'assessore al bilancio e abbiamo preso atto positivamente dell'impianto politico e degli impegni in essa contenuti. Quindi noi come consiglieri comunali siamo stati, ascoltati e con l'approvazione di questo, dell'ordine del giorno e andando poi a discutere il bilancio di le linee guida del bilancio del 2015, i consiglieri comunali saranno senz'altro ascoltati e avranno potranno avere più collaborazione, quindi essere più considerati, ma già a partire, ripeto, scusatemi, dall'ordine del giorno, e vabbè, complimenti anche tu, comunque, guarda, evitiamo perché è allucinante questa sera, eh? Eh sì, molto fine, visto che Rivolta è maleducato, tu invece sei molto fine, la Miranda, grazie. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e l'amministrazione a proporre tempestivamente le linee guida per il bilancio 2015, riprendendo ed ampliando le linee di indirizzo dell'ordine del giorno del 22 maggio e della delibera del Sindaco a promuovere un'ampia discussione sul tema, a proporre al Consiglio Comunale il bilancio preventivo 2015 entro febbraio 2015. Grazie. Grazie. Poi sul comportamento di tanti parleremo un'altra volta perché sono veramente allucinata. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il sindaco. Prego. Grazie Presidente. Mi sembra che i due ordini del giorno si possano leggere insieme, che sostanzialmente valorizzino la relazione che ieri sera è stata fatta dall'assessore Montrasio, l'assessore al bilancio, che ovviamente, come dire, ha relazionato dopo che in giunta si è ampiamente e approfonditamente discusso su questa questione, e quindi frutto di questa relazione ovviamente è stata la sintesi fatta e condivisa da tutta la giunta comunale. Permettetemi una battuta, condividiamo come giunta tutto quello che avete detto, auspichiamo tutti insieme che per l'ennesima volta non ci vengano nuovamente cambiate le modalità per ricalcolare le varie tariffe o quant'altro. E quindi faccio miei tutti e due gli ordini del giorno. Grazie, quindi dopo la dichiarazione del sindaco l'ordine del giorno non è posto in votazione. Consigliere Miranda, voleva intervenire? Andiamo oltre che stasera abbiamo... Faccia lei. Va bene, allora andiamo avanti. Con l'ultimo ordine del giorno presentato sempre dalla consigliera Antonioli. Consigliera Iose, relativo alla soglia ISE, se non sbaglio. Prego. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno... nasce da un'attenzione particolare che sia l'amministrazione sia penso tutti i consiglieri comunali che sono seduti in quest'aula hanno sempre avuto verso il tema della casa.
Molto sinteticamente, siccome il nodo della questione rimangono sempre questi benedetti 33.000 euro di ISEE che sono stati scelti come scaglione da Regione Lombardia, l'ordine del giorno dice: in seguito a quanto emerso nel Consiglio Comunale dedicato al tema casa di quest'estate, in base ai dati che si evidenziano nelle richieste di alloggio che continuano ad arrivare all'ufficio case del Comune di Sesto San Giovanni, preso atto delle difficoltà economiche di tanti nostri concittadini che si vedono sfrattati per morosità, realtà più volte segnalata ed affrontata da questa amministrazione, con il seguente ordine del giorno si impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso Regione Lombardia affinché si possa abbassare la soglia fissata a 33.000 euro ISEE per l'assegnazione di un alloggio comunale. Grazie. Grazie. Prima di entrare nel merito, ha chiesto la parola l'assessore Cagliari. Prego. Sì, io ringrazio di questa attenzione che è condivisa, anche perché penso che su un dramma del genere si fa fatica a prendere posizioni diverse. Ah, tra l'altro faccio un inciso. Riferimento a quando ho detto che avete usato un tono amichevole nella discussione sulla casa, era perché siccome a volte non ci sono toni molto accondiscendenti, ho apprezzato che quella sera, e facevo riferimento nel suo intervento, ho apprezzato che quella sera ci sia stato. No, ma per carità, ci tenevo a sottolinearlo. In merito a questo ordine del giorno, è logico che prendere un impegno a modificare la legge regionale non è che c'è una data ben precisa. Primo, perché lo anticipo, lei forse ne è già a conoscenza, l'ho anche già detto in una precedente Consiglio Comunale quando abbiamo discusso sulla casa, su questo tema qui io è almeno da febbraio 2014 ufficialmente che pongo il problema, no, che dico. Allora, con alcuni consiglieri ho cominciato l'anno scorso a porre il problema della variazione della modifica della legge regionale 27, che è quella che regola il diritto all'accesso alla casa pubblica e il diritto alla permanenza, che io ho sempre ricordato in 35.000 euro. Cambia poco, 33-35 è sempre una misura molto elevata. Vi dirò di più, a parte di averne parlato con alcuni consiglieri, in una seduta della quinta commissione regionale a cui ho partecipato chiedendo la convocazione al presidente del GOPO, mi pare che si chiami, e c'era la consigliera di 5 Stelle che ho visto particolarmente motivata, ho riproposto questo tema. Hanno preso l'impegno in commissione regionale di costituire un tavolo di consultazione con i comuni. Io non ho visto neanche la sedia. Il tavolo, siccome non lo si nega a nessuno un tavolo, no? Anche a me l'hanno promesso, ma non ho ancora visto nulla. Non ho ancora visto. Mi auguro che se magari anche facciamo tutti opera diligente nei confronti del presidente della quinta, che non è del GOBO, forse quel giorno lì c'era del GOBO in sostituzione del presidente. Comunque fa parte della quinta commissione, se ci facciamo tutti parte dirigente a convocare questo tavolo forse riusciamo a schiodare qualcosa, perché in regione, lo dico anche alla maggioranza, sono stati brillantissimi nel fare la riforma ALER, che hanno accorpato le ALER, hanno, non so per quale motivo era urgentissimo l'accorpamento ALER, il motivo si sapeva, c'era da ridurre i costi. Poi è logico che quando si fanno queste cose qui bisogna risistemare i posti. Quello è stato fatto, puntuali, entro dicembre, forse del 2013, adesso, non vorrei sbagliare qualche anno. La legge regionale 27, di cui ci sono nei cassetti almeno 3 o 4 proposte di riforma, ma che risalgono non al mio intervento, ma risalgono anche a prima, sono lì, sarebbero da prendere in esame e rivedere. È lì che tace, inascoltata, nonostante le grida di dolore da parte mia, ma non solo. In quella commissione eravamo lì col comune Cinisello, eravamo lì col comune, insomma eravamo 5-6 comuni, non me li ricordo più, dovrei andare a rivedere i miei appunti. C'era un bel gruppo di comuni che aveva fatto questa richiesta. Siamo in attesa. Purtroppo noi siamo un organo amministrativo, ci tocca gestire in prima persona i drammi. Perché poi per me il problema a casa non è partecipare ai convegni, andare in commissione regionale, andare a incontrare i rappresentanti politici, che tutto sommato può essere anche un piacere gratificante dal punto di vista intellettuale. Per me il problema a casa sta diventando un nome e un cognome dei volti.
e non vi nascondo che è una sofferenza personale. Allora, è logico che finché rimane nel cassetto e non ci facciamo tutti carico di questo dramma, è inutile che poi sparate sulla Croce Rossa, perché non si risolve il problema, non si risolverà mai, non si risolverà mai. Poi, per carità, non voglio rubarvi troppo tempo, però è logico che il tema della casa lo si risolve nel momento in cui si crea occupazione. E anche su questo ci vogliono leggi del governo e leggi della regione. Noi siamo un organo amministrativo. Grazie, assessore. Le nostre potenzialità sono minime su questi temi, che sono drammi che viviamo noi in prima persona. Questa è la tragedia. Grazie, assessore. Lei conosce benissimo i tempi del Consiglio Comunale come sono. Grazie. Se non ci sono interventi, metto in votazione, non ci sono dichiarazioni, metto in votazione l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Iosa relativo alla soglia ISE. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 20. Adesso procediamo con la replica finale dell'amministrazione. Visto che l'assessore Cagliani conosce i tempi del Consiglio, però vi ricordo che abbiamo 45 minuti. Ma in 45 minuti ci sto dentro. No, tutti gli assessori. Quindi cosa ne ho? Sei? Fate voi. Sono le 21:49. Vediamo di starci dentro, se no sapete dov'è il mio ufficio al limite. Allora, ho visto che lo sport ha suscitato interesse, almeno nella vostra relazione, anche se poi all'interno del bilancio, come è stato riconosciuto già in sede di consuntivo, la voce soldi per lo sport è sempre meno interessante. Sullo sport è stato detto il project financing, sugli impianti, 4 punti io ho sottolineato: il project, gli impianti, il bando regionale e la consulta dello sport. Sul project è stato detto non si sa nulla, è lì da anni, è lì da 2 anni. È dentro nel piano delle opere, 2013 e 2014, non è che è lì da anni. È logico che deve esserci dentro nel piano delle opere, perché se si decide di farlo bisogna o andare in variazione se non c'è inserirlo, ma visto che abbiamo questo programma, abbiamo questa forte intenzione di arrivare a buon fine, l'abbiamo messo con quell'importo. Non si sa nulla, ma perché? Perché guardate che su qualsiasi investimento, tra l'altro particolarmente pesante, ci sono una serie di passaggi che vanno fatti con tutti i vari enti che possono essere interessati da questo investimento. Allora, se parliamo della piscina Carmellongo, adesso devo andare via veloce perché sennò parlo solo di questo. Se parliamo della piscina Carmellongo, è logico che lì, in quella zona lì, se uno rivede l'impianto, deve discutere con quelli della piscina, con il Parco Nord, perché lì c'è una proprietà del Parco Nord, se devi prevedere un impianto serio, devi discutere con gli attuali frequentatori degli impianti che sono a ridosso della piscina e non solo quelli della piscina, e questo comporta una serie di relazioni che porta via mesi, non ve lo nascondo, perché non è poca cosa. Devo andare via per titoli, perché sennò non rispetto i tempi. Gli impianti, Boccaccio, FAC, piscine, Manin, c'è molto da fare, però ripeto, sul Boccaccio, a parte che vi inviterei un po' tutti, ma lo dico anche a me stesso, evitiamo di fare riferimenti a paesi di origine di cittadini italiani, citandolo a volte in un modo poco simpatico. È una società il cui presidente viene da un altro paese, è un cittadino italiano, ma che ha una dirigenza di
almeno una decina di cittadini che praticano, che fanno questa attività lì all'Oratorio San Carlo e comunque in città al Manin da anni e che si sono dati disponibili, hanno partecipato alla gara, l'hanno vinta, se la sono giudicata e adesso sono impegnati, se voi passate dal Boccaccio, stanno lavorando perché il contratto naturalmente quando si firma una convenzione poi c'è un contratto da firmare, è logico che ci sono molti aspetti che vanno chiariti in quella sede, abbiamo tardato un attimino. Firmato il contratto, sono partiti e stanno facendo i lavori, voi vedrete a brevissimo che anche quell'impianto sarà recuperato per la cittadinanza in una zona anche particolarmente a rischio per tanti motivi, zingari, metropolitane e via cantando. Manin, io non so se voi ve la ricordate due anni e mezzo fa il Manin, per chi andava in tangenziale buttava l'occhio a destra, da via di Vittorio, era una selva incolta. Provateci a passare adesso, per carità, grazie al rugby e grazie a chi c'è lì. C'è una realtà che funziona, che è attiva tutto il giorno, con società di rugby, con società di calcio, con la bot che è lì da una vita, con il pedale sestese, quei pochi ragazzini che ci sono, che girano intorno alla pista del campo di rugby, ed è piacevole alla vista. Tant'è vero che hanno organizzato lì la manifestazione a maggio, che non mi ricordo più che cos'era, però era aperto tutta la città, talmente entusiasti, è stato talmente gradito che l'hanno già riproposto per l'anno prossimo ancora al Manin, anziché farlo a Villa Zorn, che si sentivano impiccati. Sesto solidale, grazie Assessore Innocenti. Quindi è una bella realtà, fatto a costo zero per quanto riguarda l'amministrazione. Allora, è giusto che vengano evidenziate le manchevolezze, ci mancherebbe. Però, se ogni tanto, per rincuorarci, per farci coraggio a vicenda, si sottolineassero anche qualche eccellenza che è stata recuperata alla vita della comunità, fa piacere non tanto a me, ma a tutta la comunità che continua a dire che la città è un disastro immanente. Il centro FALC, torno a ripetere, abbiamo fatto anche qui una gara è andata deserta perché non erano perfette gli allegati che erano stati presentati in sede di gara, però questi due soggetti che erano stati ammessi sono rimasti in contatto con l'amministrazione, li stiamo contattando per vedere se è possibile di fare in tempi ragionevolmente brevi un contratto, in modo tale da non chiuderlo, quell'impianto, e poter poi andare a gara in corso d'anno. Sto andando via veloce, però non vorrei che qualcuno poi equivocasse. Vi prego magari di passare, che vi do tutte le delucidazioni del caso dall'ufficio, onde evitare che poi parta l'ambaradan su Facebook e su email con commenti non corretti. E quindi ci stiamo lavorando su quello. Tenete conto che su questi due impianti ci siamo trovati di fronte a una società che, anziché arrivare a scadenza il 2017, ci ha detto: ragazzi, io non ce la faccio più, vado via. Quindi non era previsto. Non era prevista questa, abbiamo dovuto affrontare questa emergenza con qualche difficoltà al Boccaccio, che c'era stato con qualche altro personaggio che ora non c'è più in quell'ambiente. Il bando regionale, ne siamo sì a conoscenza, molto conoscenza, per carità, anzi le dirò una chicca. Io ho un cittadino sestese che lavora all'ufficio sportivo della regione e quando esce il bando mi manda regolarmente la mail: guarda che è uscito un bando che ti può interessare. Quindi sono informato in tempo reale, poi io lo giro l'ufficio sportivo perché non sto a leggerli tutti, però siamo perfettamente informati. Però anche su questa cosa qui, vabbè, io faccio politica e credetemi con spirito di servizio, c'è qualcuno che fa politica perché poi ha un futuro di altro genere, deve costruirsi un futuro. La regione, quando dice la regione ci sono 3 milioni a disposizione per il rifacimento degli impianti, questo è l'importo totale a regione, no? Poi dopo uno deve leggere i bandi, allora poi dopo leggi che dice: noi diamo il limite di importo di spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo è 100.000 euro. A conclusione dell'istruttoria, i soggetti che hanno presentato progetti ammissibili verrà assegnato un contributo regionale a fondo perduto, quindi grasso che cola, in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino a esaurimento delle risorse stanziate, quindi gli altri ce li devo eventualmente mettere io. E poi c'è un dettaglio ulteriore che dice: le spese tecniche, guarda che te le pago solo nel limite del 7% della spesa ammessa a contributo. Quindi se fosse di più la differenza ce la metto io. Io non ho un euro in bilancio
attrezzature sportive permanenti, te le do al 10%, se c'è qualcosa in più ce le devo mettere io. Le spese per i pannelli solari fotovoltaici nel limite del 20%, se no ce li metto io. Cioè, ragazzi, è bello dire ci sono 3 milioni per gli impianti sportivi, i comuni non vengono. I comuni non vengono, ragazzi, facciamo le persone serie. Sulla consulta, devo sforare, chiedo scusa ai colleghi. Lo so, la consulta, ci sono 15 nuove persone, io non so, c'era qualche consigliere nella precedente consigliatura, i vecchi mi rivolgo. Vi ricordate l'intervento di chiusura della Presidente della consulta? Era forse una delle ultime sedute, disperata, ma aveva vissuto con angoscia questo suo incarico e qui l'aveva testimoniata, però lamentava una consulta che non si trovava, che non c'era, veniva nessuno, che non si discuteva di niente, ma non tanto per colpa dell'assessorato, perché ci sono 15 persone nuove. Io quelle tre volte che sono andato sono stato aggredito, a me sembravano di più, guardo il Presidente della Consulta, una ventina di persone, forse la percezione dell'aggressione ti fa moltiplicare il numero dei presenti. Ho detto, oh la Madonna, cos'è tutto questo interesse? Ne ero anche felice, perché tutto sommato vuol dire che funziona. Però, ragazzi, io ho l'impressione che la consulta, quella consulta, per il momento non funzioni, non ce l'ho assolutamente. Io avrei ancora una piccola cosa sullo sport, poi c'ho anche la casa e le lampade votive. Vado via velocemente però. Sullo sport, guardate, noi stiamo facendo un passaggio che adesso definire epocale è esagerato, quindi dimenticate, però un ulteriore passaggio, come dire, di modifica importante all'interno degli impianti sportivi. Noi siamo passati impianti che erano di proprietà delle ditte, li hanno dati al comune, il comune li ha gestiti in proprio, poi abbiamo condiviso le utenze, sto dicendo i tre passaggi precedenti, abbiamo condiviso le utenze, adesso gli stiamo dicendo non ho più una lira, vieni qui, discutiamone, te lo faccio gestire a te. E non è roba da poco, è dire dei signori. E ripeto, non mi stancherò mai di ringraziare tutti questi signori che hanno tenuto in piedi lo sport in tutti questi anni con una marea di ore di volontariato e con qualcuno anche dei soldi, che hanno fatto mille e una cosa per tenere in piedi questi impianti. Adesso digli di punto in bianco, nel giro dei prossimi mesi, abbiamo cominciato un anno e mezzo fa, guarda che non ce n'è più, ti devi arrangiare. Quando si dice bisogna fare le cose con gradualità, con attenzione, bisogna avere attenzione ai cittadini, questa è attenzione ai cittadini. Ti do il tempo di maturare un'idea diversa su questa cosa qui. E lo stanno facendo questo cammino, credetemi. Hanno fatto un grande cammino culturale. Molti di loro hanno capito che devono presentare dei progetti, dei piccoli project. Però si sono impegnati, sono andati da fare con un'organizzazione amministrativo-fiscale che oggi come oggi è minima. Ma hanno capito che così non si può più andare avanti, lo stanno facendo sto percorso. La casa, velocemente, è stato detto, c'è un confronto con altri comuni, hai voglia, consigliera Iosa, ma per carità, da subito, settembre 2012, io feci una riunione con tutti i comuni dell'Interland, solo che sul tema, adesso lo dico non perché serve per gratificare la mia persona, perché io su questo ho fatto ben poco, ma su questo tema i nostri uffici sono avanti anni luce, anche rispetto a Milano. Quindi il contributo loro è minimo, scarso, però l'abbiamo fatto, li abbiamo riconvocati, gliel'abbiamo ridetto, viene chi può e chi vuole. È stato detto alla Regione che la legge 27 non funziona, l'ho detto prima nella risposta e la risparmio. Lampade votive, chi l'ha detto? Non me lo ricordo più, lei. Abbiamo aumentato, c'erano lampade votive che costavano 10 euro all'anno da anni, in giro sono tutti intorno ai 18, ai 20 o oltre euro, se voi andate a vedere i comuni. L'abbiamo portata, udite bene, a 15 euro, 1,25 euro al mese contro 0,83 periodico che era prima. Al cimitero sono aumentate a dismisura le scritte sulle lapidi, a ricordo dei propri defunti, ed è una cosa meritevole, e abbiamo tolto quel balzello che tutti abbiamo ritenuto che fosse esagerato. E sono aumentate a dismisura le scritte. Non penso di aver fatto, come ha detto lei, consigliera Franciosi, non sono cittadini, non sono persone da spennare. In questo caso qui non le abbiamo spennate. Grazie. Grazie. A seguire l'assessore Piano. La prego di non andare oltre i 6 minuti.
Dunque, io dovrei intervenire sui temi che afferiscono a quattro deleghe. Parto dalla polizia locale, dove vi sono state delle osservazioni che sono pervenute dalla consigliera Iosa e dalla consigliera Franciosi. Partirei quindi dal documento unico di programmazione, dove abbiamo dato atto che è in corso la fase di riorganizzazione. In realtà la riorganizzazione del comando di polizia locale con l'istituzione dei vigili di quartiere si è già compiuta. Ora abbiamo aperto il tavolo con il sindacato per discutere alcune questioni di dettaglio che riguardano il servizio interno. Rimane aperto il discorso dei vigili di quartiere sul territorio, i quali chiedono di esercitare il servizio in coppia, a tutela della loro incolumità. Certamente la possibilità di poterli dividere ci consentirebbe di avere più forze dell'ordine presenti sul territorio. C'è poi una disputa nominalistica, viabilisti, quartieristi. A noi come amministrazione, per dirla in italiano, ci interessa che ci siano più agenti di polizia locale a piedi sul territorio. Quindi continuiamo il nostro confronto con le organizzazioni sindacali. Se alcune organizzazioni sindacali intendono fare battaglie di retroguardia, addirittura chiedere che gli agenti di polizia municipale addetti alla viabilità svolgano il servizio in coppia, certamente l'amministrazione dirà di no. Poi valuteremo trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti. Il processo di riorganizzazione è culminato poi con la sottoscrizione del protocollo con la Procura della Repubblica, che ci consentirà di formare i nostri agenti al fine di qualificarli meglio per la repressione dei reati ambientali. E da ultimo il tema della polizia del Nord Milano. Certamente noi puntiamo ad avere da parte del Consiglio Comunale un mandato esplorativo che consenta al sindaco di poter aprire un confronto con i sindaci di Cologno Monzese, con il sindaco di Cinisello Balsamo, di Cusiano Milanino, perché riteniamo che si possa arrivare alla gestione associata delle funzioni, che ci consenta poi di rivedere i processi e magari avere un solo ufficio verbali, un solo dipartimento che si occupi della polizia amministrativa, della polizia annonaria, insomma centralizzare alcune funzioni per poter dispiegare più agenti sul territorio. In questo senso evidentemente sarebbe anche più facile garantire il servizio in coppia, per rispondere al consigliere Nossa. Perché è certamente auspicabile, tuttavia dobbiamo fare la torta con gli ingredienti che abbiamo a disposizione e conseguentemente dobbiamo trovare soluzioni alternative. Non abbiamo sviluppato la linea, perché quella è una linea che deve essere condivisa con gli altri comuni, ma riteniamo che i tempi siano maturi per iniziare a fare un ragionamento serio sulla gestione associata delle funzioni. Sapendo che è un percorso complicato, ma sapendo anche che è un percorso oggi possibile. Tra l'altro il corpo della Polizia Locale del Nord Milano sarebbe il secondo corpo della Lombardia in termini di abitanti che sarebbero ricompresi nei comuni a cui noi vorremmo proporre questa iniziativa. Sulle opere pubbliche non mi dilungo, credo che sia stato già detto tutto, nel senso sia sulla inadeguatezza dello strumento. Certamente l'amministrazione comunale punterà molto la sua attenzione, a fronte delle risorse che riceveremo dagli oneri, insomma da quelle che sono le fonti di finanziamento del piano triennale, soprattutto sulla qualità urbana e quindi sulla manutenzione delle strade, sulla manutenzione del verde, che sono le due voci prioritarie, e sugli stabili. Sul punto, visto che era emerso forse sempre dal consigliere Nossa, ricordo che quel famoso finanziamento di 1 milione che interessa la scuola Oriani rappresenta una realtà. Abbiamo un dato ufficiale che ci ha consentito proprio ieri di insediare la commissione per l'apertura della
delle buste della gara che avevamo a suo tempo bandito e su cui occorrerà in qualche modo riconoscere l'impegno del sindaco che si è prodigata e ha esercitato in modo compiuto anche i poteri commissariali. Il discorso delle dismissioni. Sul punto io credo di, come dire, di poter condividere il fatto che rappresenta un'esigenza per mantenere il patrimonio pubblico in condizioni di efficienza. Cediamo una parte, diciamo, non troppo significativa del nostro patrimonio perché riteniamo che con le risorse che si possono rivenire dalla vendita e su cui insomma dovremo fare un ragionamento, adesso per noi è una sfida, abbiamo anche riorganizzato un ufficio portando una posizione organizzativa che può gestire questo percorso, l'idea è quello di acquisire risorse da reinvestire integralmente nel patrimonio immobiliare e su questo, visto che era attesa forse anche una dichiarazione in questo senso, mi sentirei addirittura di sposare le parole del consigliere Foggetta che proprio ieri diceva che il nostro è un tentativo cioè che il tentativo che faremo, che più che un tentativo è un obiettivo, è quello di arrivare a fine consigliatura mantenendo invariato il saldo degli immobili che sono in pancia all'amministrazione comunale, perché certamente nel corso degli anni prevediamo di acquisirne altre che arrivano anche da come dire, interventi che si stanno realizzando sul territorio. Quindi diciamo è una dismissione che troverà la possibilità di un rinnovo e che dal nostro punto di vista risponde anche all'esigenza di soddisfare il bisogno abitativo, perché come abbiamo potuto vedere dagli ordini del giorno e dagli interventi del vice sindaco, difficilmente è possibile garantire un turnover. Quindi gli immobili, come ieri è stato detto da più consiglieri comunali, oggi sono congelati, questa operazione in realtà risponde proprio anche a quel tipo di bisogno. Chiedo ancora un minuto perché credo di avere sulle politiche energetiche, certamente quel documento è ambizioso, è un documento che è stato elaborato dall'amministrazione comunale nella sua collegialità, rappresenta forse un cambio di passo, è un documento alto. Ieri la consigliera Iosa diceva ma se poi, come dire, riuscirete a realizzarlo io mi toglierò il cappello e stringerò la mano. L'obiettivo è ambizioso, certamente, noi adesso approvato il bilancio partiremo subito con il PAES, intendiamo mantenere fede al patto dei sindaci che sarà sottoscritto con l'obiettivo 20-20-20, alcune di quelle misure che sono contenute all'interno del documento non si realizzano dall'oggi al domani, e certamente lo abbiamo detto in commissione, ci sono delle manovre che si compiono così come le può compiere una nave petroliera, cioè oggi noi giriamo il timone e poi la manovra la vediamo dopo qualche tempo. Però intanto approntiamo gli strumenti di pianificazione e iniziamo ad intervenire da subito sugli edifici comunali pubblici. Io credo che nell'arco di un anno e mezzo riusciremo a fare il primo bilancio delle azioni messe in campo, ma i risultati poi magari li vedremo in un periodo ragionevolmente più lungo. Certamente entro la fine del mandato avremo un segnale di svolta importante. L'ultima cosa per rispondere a una domanda sui lavori, sulle asfaltature. Le asfaltature noi le stiamo compiendo nel mese di settembre perché abbiamo registrato 23 giorni di pioggia negli ultimi 60 giorni. Purtroppo le strade non si possono asfaltare quando piove, quindi questo ha ritardato i cantieri, ma non solo qua, ma in tutta l'area interessata, Milano in primis. Chi controlla? Noi davvero lì abbiamo adottato un protocollo attento, non stiamo pagando, non abbiamo pagato coloro che nel corso del tempo hanno realizzato i lavori in malo modo e glieli abbiamo fatti rifare.
L'ultimo esempio, dopo Viale Casiraghi, è stata via Vittorio Veneto. Il rifacimento di adesso è un rifacimento che deriva da una contestazione. Perché passa un anno? Perché la stagione in cui si fanno i lavori è questa. Luglio, agosto, settembre. Una volta che noi abbiamo collaudato le strade, deve passare del tempo perché poi è la percorrenza delle auto che ci consente di verificare se il lavoro è stato fatto o meno a regola d'arte, ci consente di muovere la contestazione e quindi di procedere nell'anno successivo al pagamento. Io credo di avere contenuto al massimo quelle che erano le domande che pervenivano, forse ce n'erano due o tre, ma più che altro mi parevano di carattere condominiale sulle tabelle millesimali e quant'altro. Oggi sul piano di dismissioni noi stiamo spiegando un'azione di indirizzo, poi entreremo nel dettaglio quando si tratterà di procedere con la vendita. Rassicuro tutti però che laddove questo piano dovesse passare dal Consiglio Comunale, noi procederemo subito con le attività prodromiche alla dismissione e preliminari, e conseguentemente avremo attenzione a investire quelle risorse dove abbiamo detto. Rassicuro il consigliere Di Sel, facendomi le parole del consigliere Fuggeri. A seguire l'assessore Iannizzi. Grazie Presidente. Allora, ieri alcuni consiglieri e consigliere durante gli interventi hanno evidenziato delle criticità relative al servizio di igiene urbana, sottolineando, uso una sorta di virgolettato, insomma, le vostre parole, che la città è sporca, è piena di discariche abusive, eccetera. Allora, come ho sempre detto, noi non ci nascondiamo, l'abbiamo sempre detto, siamo consapevoli delle criticità e ci stiamo attrezzando per affrontarle. Ha ragione il consigliere Nossa quando ci ricorda che sull'ordine del giorno della TASI rispetto alla decisione da prendere entro settembre in tema di igiene urbana, ha ragione, era un ODG che era stato assolutamente approvato. E infatti la decisione la comunichiamo. Stiamo riaggiornando il bando per procedere alla pubblicazione. Ovviamente sarà nostra premura all'interno della commissione aprire il confronto, come tra l'altro avevo fatto con assoluta apertura anche la scorsa volta, quindi aprire un confronto franco con i consiglieri e le consigliere. Volevo poi fare una piccola postilla sul concorso di idee in tema di deiezioni canine. Dicendo che quello che noi vogliamo fare è vogliamo lanciare una campagna di sensibilizzazione su un tema che in città è molto sentito e che molti cittadini e cittadine, e anche molti di voi consiglieri e consigliere in realtà, mi hanno più volte sottolineato come un importante tema da affrontare, che può essere assolutamente associato alla campagna sul tema delle discariche abusive, a una campagna sul tema delle discariche abusive, come giustamente la consigliera Franciosi ci ha fatto notare e ha inserito con l'emendamento. Abbiamo già avviato, come sapete, anche il controllo con la Polizia Locale in Borghese, che ha già dato diverse multe ai proprietari che non raccoglievano le deiezioni. A questo, quello che noi vogliamo fare è aggiungere una campagna di sensibilizzazione, come molti ci chiedono da tempo, sicuri che promuovendo una cultura del rispetto si possano cambiare le cose. Questo non significa che non ci siano altri problemi, l'ho detto in premessa, lo ribadisco, come quello che appunto è stato riportato dalla consigliera Franciosi, ma che è stato approvato appunto precedentemente. L'ultima considerazione invece che faccio, chiudendo la parte dell'igiene urbana, e soprattutto cercando di essere sintetica per i colleghi che dovranno parlare dopo, è in merito alle politiche per l'adolescenza, di cui ha parlato ieri la consigliera Titta Ferrante. Condivido molto le sue riflessioni sul fatto che questa tematica necessita di una scelta strategica per andare ad affrontare diverse criticità. Lei ha parlato di abbandono scolastico, ha parlato di dipendenza,
La scelta di questa amministrazione è proprio quella di incentrare tutti gli interventi che sono rivolti ai giovani sulla promozione delle life skills. Le life skills sono le competenze di vita, sono delle abilità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come preventive nei confronti di qualsiasi situazione di disagio e che rappresentano la base per la crescita di giovani consapevoli, forti, capaci di affrontare qualsiasi evento critico si possa presentare. Quindi rappresentano uno strumento indispensabile in tema di dipendenze e di abbandono scolastico. Le abbiamo promosse nel progetto educativa di strada, che è tuttora in corso, nei progetti rivolti ai giovani fatti con i comuni del Nord Milano e con Regione Lombardia, nel progetto di formazione di Forum Giovani, che è notizia di questi giorni, nei progetti che presenteremo io e l'assessore Perego a tutte le scuole, insieme ad ASL, Regione Lombardia, proprio settimana prossima, proprio sul tema della prevenzione delle dipendenze e la promozione della salute. Continueremo in questa direzione, lavorando accanto però ad una promozione delle potenzialità dei giovani, che consideriamo, come credo tutti noi, risorsa della città e non soltanto come problema e criticità. Anche l'attivazione del Forum Giovani va proprio in questa direzione. Grazie all'assessore Iannizzi. Adesso parla l'assessore Perego, prego. Grazie Presidente. Anch'io cercherò di essere breve, ma potrei partire dalla risposta alla domanda della consigliera Landucci, quali servizi. Rispondere a quali servizi richiederebbe un lungo elenco. Potrei parlare dei 422 bambini inseriti negli asili nido, dei 51 ragazzi disabili inseriti nei centri diurni, o ancora dei 270 minori che seguiamo perché sono sottoposti a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Detto questo, evito di dire che cosa l'amministrazione fa e quindi anche l'impegno di spesa comportato ovviamente da questo impegno, ma cercherò di incentrarmi sul tema invece della sostenibilità dei servizi. Innanzitutto il tema della sostenibilità dei servizi passa sicuramente attraverso anche una delle tematiche che è stata affrontata ed è stata richiamata dal consigliere De Noia, dal consigliere Nossa, che è il recupero dell'amorosità. Sono contenta di dire, e questo poi vorrò dedicare anche una commissione consigliare ad hoc sulla tematica della refezione scolastica, che ad esempio per quanto riguarda la refezione scolastica c'è stata una riduzione dell'amorosità di 6 punti in percentuale dall'anno precedente a quest'anno scolastico. E proprio perché abbiamo detto che quella della refezione scolastica è una sperimentazione, è già in programma appunto la convocazione, che partirà a breve, di una commissione consigliare in cui ovviamente riferire e presentare i dati che sono in fase di elaborazione rispetto alle entrate, rispetto alla riduzione dell'amorosità e rispetto anche alle strade che ci si aprono. Una convocazione in questo senso è già partita per il tavolo dei comitati dei genitori, proprio perché quel dialogo a cui veniamo continuamente richiamati ci sta a cuore ed è stata una scelta che più volte abbiamo rivendicato. Mi limito anche a raccogliere lo spunto offerto dalla consigliera Titta Ferrante per spiegare che cosa già stiamo facendo in città e come stiamo operando per costruire quel nuovo welfare di cui più volte sento parlare, ma di cui mi sorprendo non si conosca in realtà i passi che già si stanno muovendo in città. Se da una parte c'è tutto il tema della promozione già affrontato dall'assessore Iannizzi che mi ha preceduto, bisogna anche dire che per ciò che compete il settore servizi sociali o politiche sociali, è ovvio che più ancora che sulla prevenzione e sulla promozione noi ci incentriamo, e ahimè necessariamente è così, sul trattamento e la tutela. Da una parte questo può essere un limite, dall'altra parte io credo che non sia un limite, perché come nel nostro caso sulla prevenzione e la promozione noi ci impegniamo invece a valorizzare tutta una serie di soggetti che sul territorio già sono attivi e già hanno ottimi risultati. Ad esempio nel caso specifico della preadolescenza, la scuola, che rimane uno degli attori principali, e lo saprà meglio di me, anche le parrocchie e le realtà che gravitano intorno alle parrocchie. Rispetto poi alla fascia appunto della preadolescenza e dei 10-14 anni, va anche fatto presente che questa è una delle aree, almeno di età,
a più alta integrazione davvero con altri soggetti del territorio che si occupano di questa fascia. E per noi è importante non avere la presunzione di essere capaci di fare da soli. E non è solo una scelta, diciamo, di comodo per le ristrettezze economiche, ma è la scelta davvero di costruzione di un nuovo welfare. In questo senso noi ci stiamo muovendo e lo dico anche fieramente in consiglio, oggi in questa sala consigliare questa mattina sedeva una rete ricchissima fatta di associazioni di volontariato di terzo e del terzo settore, da cooperative sociali a Caritas, San Vincenzo, che ha partecipato con noi come comune capofila a un bando di Fondazione Cariplo. Ci siamo presentati a un bando dedicato al welfare con un progetto dal titolo Traiettorie per l'inclusione sociale e nella fase di preselezione ci siamo classificati terzi su 85. Io credo che questo sia stato possibile non solo per le competenze degli uffici e per il progetto politico, ma anche grazie a quella rete che già c'è in città e con cui noi già stiamo collaborando. Credo di aver risposto a tutto, se poi rimangono altri dubbi. Grazie all'assessore Perego. Adesso parla, interviene l'assessore Innocenti. Prego. Grazie Presidente. Solo alcune puntualizzazioni in merito agli interventi delle consigliere Iosa e Franciosi sulle politiche di pari opportunità, di cui naturalmente le ringrazio per gli spunti offerti a me e all'Assemblea. Allora, dunque, riassumo brevemente, naturalmente. È stato detto che come settore pari opportunità abbiamo occupato troppo spazio nel DUP, cioè ci è stato fatto rilevare che abbiamo lavorato troppo. E su questo punto effettivamente concordo. Il gruppo di lavoro delle pari opportunità ha lavorato molto, facendo tesoro della rete di associazioni di Sesto, del Nord Milano e di Milano, ha dato vita a molti progetti e iniziative. E d'altronde, in qualità di rappresentante della Repubblica nel nostro comune, avrei forse potuto venire meno alle indicazioni della Costituzione italiana, articolo 3, 37, 51, 117, o dell'Unione Europea, così spesso ricordata dalla consigliera Franciosi, che almeno dal 1984 raccomanda, invita, visto che non può ordinare ancora, agli Stati membri di mettere in campo azioni positive per equilibrare le differenze sociali nella formazione, nella carriera lavorativa, nel lavoro di cura, nella conciliazione vita e lavoro tra donne e uomini. E dunque le pari opportunità a Sesto hanno lavorato molto, che è qualcosa, ma lavorare molto non significa necessariamente lavorare bene, cioè raggiungere l'obiettivo. Ma qual è l'obiettivo delle politiche di pari opportunità? Come mi è capitato di dire in altre occasioni, le pari opportunità sono una versione più radicale del principio di eguaglianza, virtù sovrana di ogni comunità democratica, dato che in democrazia tutti gli individui devono godere di uguale considerazione. Quindi le politiche di pari opportunità sono azioni che perseguono il riequilibrio delle diseguaglianze, azioni mirate a combattere ogni forma di discriminazione, sia essa legata al genere, all'origine etnica, alla fede religiosa, alla disabilità o all'orientamento sessuale. E come ha scritto molto bene la sindaco Monica Chittò nelle linee programmatiche del suo mandato, lo squilibrio tra i generi è ancora, ad oggi, la diseguaglianza più rilevante. Per la semplice e però evidente ragione che le donne non sono un soggetto debole da tutelare, consigliera Iosa, o una minoranza, ma sono la metà del genere umano, esattamente come gli uomini. Credo di non dover ricordare in questa sede che per secoli questo è stato misconosciuto e le donne relegate a ruoli e ambiti decisi per loro dagli uomini. Il posto che occupiamo io, lei, la consigliera Franciosa e tutte le altre donne in questa sala è stato occupato per la prima volta da una francese, Olympe de Gouges, durante la Rivoluzione francese e per quello le è stata tagliata la testa. Mi si dirà, durante la Rivoluzione francese le teste volavano in maniera, diciamo, vorticosa di uomini e donne. Sì, però a lei fu tagliata la testa dicendole che aveva osato occupare un ruolo che andava oltre quelli che erano i limiti del suo sesso. Cosa che a un uomo non sarebbe stato detto, gli si tagliava la testa per quello che pensava e non per aver superato i limiti del suo sesso. Quindi le politiche di pari opportunità non sono rivolte alle donne, o meglio, non sono questione femminile, ma sono rivolte alle donne e agli uomini, come è scritto sempre all'interno del documento di programmazione. Sono questioni che riguardano la comunità politica nella sua interezza. Un solo esempio per spiegare ciò che intendo. La violenza sulle donne, lo scorso anno in Italia una donna uccisa ogni 3 giorni da un uomo, di solito legato a lei da precedenti relazioni affettive, è un problema che riguarda le donne?
o piuttosto gli uomini e le donne nelle loro molteplici relazioni. Io credo sia problema della comunità politica, della sua cultura, dei suoi valori, delle parole e dei comportamenti dei suoi leader politici, compreso, consigliera Franciosi, il leader del Movimento 5 Stelle. Ogni azione di pari opportunità è quindi un'azione politica per la costruzione di una democrazia in cui eguaglianza e libertà di scelta nella costruzione del proprio percorso di vita siano riconosciute a tutti e tutte. Grazie all'assessore Innocente. A seguire l'assessora Montracci, prego. Sì, grazie Presidente. Ma innanzitutto voglio dire che registro con piacere le precisazioni che questa sera in apertura hanno fatto le consigliere Franciosi e Iosa in merito al tema dell'amorosità e dell'evasione. Oltre a questo, io vorrei partire dalla domanda retorica che poneva ieri sera il consigliere Di Stefano. Ah, vogliamo parlare di Gabbioneta e di Campari? Certo, parliamone. Parliamo delle scelte che hanno fatto gli imprenditori, per esempio quella di localizzare altrove la produzione della Campari e di come l'amministrazione di Sesto ha saputo rendere questa un'opportunità per la città con l'arrivo del loro quartier generale, con l'aumento di un centinaio di occupati in quel sito e con il museo d'impresa più importante d'Italia. E parliamo anche di Gabbioneta, parliamo della necessità dell'azienda di avere una collocazione diversa e più adeguata e parliamo del lavoro di mediazione continua e trasparente che l'amministrazione ha svolto con i privati per trovare un'area idonea, privata naturalmente visto che di pubbliche adeguate non ce ne sono, e parliamo del fatto che la direzione aziendale invece ha scelto una città diversa, probabilmente anche con un valore inferiore dei terreni e comunque sicuramente senza il problema delle bonifiche che abbiamo noi. Per inciso, ancora una volta, a proposito di bonifiche, ho sentito parlare delle aree dismesse come se fossero una sorta di miniera d'oro, dimenticando che oggi invece sono aree private anch'esse da bonificare e da presidiare e quindi oggi sono un costo in realtà per la nostra comunità. Ho ascoltato poi la solita retorica sull'immobilismo dell'amministrazione a proposito dello sviluppo del territorio. Io rivendico anche questa sera con orgoglio l'impegno politico dell'amministrazione per potenziare l'attrattività della nostra città, agendo su semplificazione e fiscalità locale, che sono le parole d'ordine che nel nostro quotidiano rapporto con le imprese ci vengono indicate come imprescindibili. Impegno sul fronte della fiscalità locale e quindi la scelta politica forte anche quest'anno di mantenere tutto invariato. Ripeto, quest'anno che forse è l'anno più duro per le tasche dei nostri concittadini. Da questo punto di vista, persino dopo la manovra della Tari, con le ben note criticità, rimaniamo una delle città dove dal punto di vista della fiscalità locale conviene di più aprire un'attività, persino un bar e persino un ortofrutta. Pensiamo all'impegno sulla semplificazione che passa dal lavoro sui regolamenti e dal potenziamento del SUAP. Pensiamo anche al rapporto continuo che sviluppiamo con le strutture di Regione Lombardia in merito agli accordi per la competitività, uno strumento nuovo che ci può servire per candidare la nostra città ad ospitare nuove imprese. E infine l'impegno della città per aiutare le imprese a cogliere le potenzialità di Expo. Abbiamo fatto vari incontri con gli albergatori per condividere le strategie della ricettività, con i commercianti del biologico insieme all'assessore Iannizzi per l'ovvio interesse sul tema per il contenuto dell'evento. Entro ottobre incontreremo altri operatori economici per supportarli, per quello che è il nostro ruolo, cogliere le opportunità di business proprie dell'evento Expo. Ci siamo anche fatti capofila tra i comuni del Nord Milano per un'azione sinergica e integrata di valorizzazione dei territori delle nostre città. Anche tutte queste cose in realtà sono scritte nel documento unico di programmazione che è stato oggetto di giusto e doveroso interesse da parte dei consiglieri. Nel documento unico di programmazione è citato anche l'impegno della città sul gioco d'azzardo. La nostra città, ricordo, è già all'avanguardia per le regole urbanistiche sul tema che hanno anticipato anche la legislazione regionale. Ed è la promotrice, il nostro comune, il nostro sindaco, della legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del gioco d'azzardo.
E poi mi stupisce che non sia ancora chiaro il meccanismo della Tari. Ribadisco che spendono meno dell'anno scorso il 75% delle famiglie, il 55% delle attività. In commissione, che avrete visto tutti, vi sono state anche inviate, sono nelle vostre caselle di posta elettronica, tutte le slide e tutte le simulazioni possibili col dettaglio delle categorie che risparmiano e che spendono di più. Peraltro, se non piaceva la nostra proposta, potevate proporne una diversa, che era già bella impacchettata e quindi anche ammissibile tecnicamente. In tema di imposte, ancora una volta, ricordo che la nostra addizionale IRPEF non è al massimo, come è stato erroneamente detto, è allo 0,6%. E 0,6 più esenzione per i redditi inferiori a 18.000 euro è il combinato più vantaggioso dell'area metropolitana. A proposito sempre di IRPEF, ma statale questa volta, rispetto alla polemica di ieri sera degli 80 euro, mi stupisce un po' la rappresentazione del mondo che ha la consigliera Landucci. Mi chiedo in quale mondo viva e con quali lavoratori si confronti. Lo sa che l'80% dei dipendenti di questo comune guadagna meno di 26.000 euro all'anno? Altro che bidella part-time, la maggior parte dei lavoratori italiani guadagna meno di 26.000 euro e quindi ha diritto in tutto o in parte al famoso bonus. Le chiedo quindi un po' di rispetto per quelli che sono i lavoratori in carne ed ossa. Una doverosa precisazione, infine, per chiudere sui documenti in possesso dei consiglieri. Allora, sono stati inviati la notte tra l'8 e il 9 luglio con il primo invio della documentazione ufficiale. Il 15 sono state inviate le slide e le simulazioni della Tari, di cui ho già detto. Il 22 luglio è stato inviato il bilancio scritto col vecchio sistema contabile. La consigliera Franciosi ha chiesto il dettaglio dei capitoli, che è un file tipo questo, dove ovviamente non c'è scritto solo acquisto bene prestazioni di servizio, ma sono tutte le voci del bilancio, e dietro sua appunto richiesta le è stato inviato. Quindi credo che tutti i consiglieri siano stati messi nelle condizioni di comprendere i numeri e le scelte di cui abbiamo parlato, e anche per questa ragione ringrazio ulteriormente gli uffici per il loro lavoro. Grazie all'assessore Montracio. Conclude la replica il sindaco, prego. E magari parliamo anche di Alstom e delle difficoltà che incontriamo nel proseguo delle procedure, nonostante tutto stiamo andando avanti, e magari parliamo anche di quali altre aziende hanno portato i loro centri direzionali come Heineken, Xerox, la Shell, e forse meriterebbe una discussione all'interno delle commissioni consigliari, capire come questa città sta cambiando nel lavoro, non è più il lavoro come l'abbiamo conosciuto negli anni, nei decenni passati, e quel lavoro che ha reso famosa ovviamente la nostra città, non solo in Italia, nel mondo. E forse sarebbe la pena veramente fare una riflessione su questo. Ne parleremo, spero, parliamone davvero. Presidente, fermi il tempo, devo dare una comunicazione ai consiglieri comunali che non rientra nella replica. Un'informazione data dal fatto che quest'oggi a mezzogiorno, insieme agli uffici, mi sono recata in regione per il primo collegio di vigilanza per fare il punto della situazione sulla cronoprogramma e le procedure della città della ricerca della salute. Non starò questa sera a parlarne perché vi porterei via molto tempo, e sono stata molto favorevolmente colpita da come le cose stanno andando avanti, e quindi ricordo tra l'altro ai consiglieri che il collegio di vigilanza era stato chiesto proprio da me a fine luglio, cioè è stato convocato oggi. Ho chiesto esplicitamente, fatto mettere a verbale, che il collegio di vigilanza venga poi riunito con una periodicità che monitoreremo, e mi impegno nei prossimi giorni a fare una relazione rispetto all'incontro di oggi, che farò avere puntualmente ai consiglieri comunali. Possiamo riprendere il tempo, a parte gli scherzi, però c'è stato un dibattito esplicito e uno sotterraneo rispetto alla fiscalità
locale. Quello esplicito è venuto fuori come dire, da più parti con voci diverse, motivazioni e anche argomentazioni differenti. C'è un non detto però in questo, che chi non paga perché non può viene aiutato già adesso con gli strumenti che abbiamo, che chi non paga perché si dimentica non credo che faremo del danno, insomma, che chi non paga perché invece fa evasione fiscale fa danno proprio a tutte quelle persone che pagano puntualmente e soprattutto non permette a una comunità di abbassare le tasse. Ecco, questo è il non detto. E durante la campagna elettorale io con la consigliera Landucci siamo stati invitati da Solombarda a fare un incontro e lì in modo molto chiaro le aziende grosse presenti, alcune delle quali anche del nostro territorio, hanno detto che per loro il problema fiscale era importante, che loro volevano una regolarità e un puntuale pagamento delle tasse giuste da parte di tutte le aziende, perché lì si crea la vera competitività sana, se lo ricorderà benissimo la consigliera Landucci. Piccolo inciso sulle partecipate. Abbiamo ereditato, come dire, un peso, cioè l'eredità che ci siamo portati dietro è stata pesante. Non si può dire però che non ci sia un disegno politico che va nell'ottica della riorganizzazione e della razionalizzazione, esattamente quello che viene enunciato in questi giorni dal governo nazionale. Lo abbiamo fatto in anticipo per esempio con la liquidazione in bonus di energie locali per tempo e dovremo affrontare, credo, prossimamente con l'ausilio ovviamente suggerimenti di tutti i consiglieri comunali, quale dovrà essere il futuro del CORE, non inteso come igiene urbana dove andremo a bando, ma come termovalorizzatore. E io credo che rispetto alle questioni poste sul qualche punto siamo sulle cause del CTP, il consiglio comunale possa, i consiglieri comunali possono e secondo me debbano anche richiedere una commissione di approfondimento. C'è stata una richiesta indiretta rispetto al bando scuole sicure. Allora, noi abbiamo per fortuna, dico, ha avuto l'opportunità di rientrare in questo finanziamento quasi 1 milione di euro che ci permette di dare puntualmente risposta a quello che è stato l'impegno del programma e quindi quello di riuscire a restaurare, mettere a posto, mettere in sicurezza una scuola all'anno. Con questo finanziamento noi in 2 anni riusciamo a intervenire su 3 scuole, quindi Loriani è la terza scuola. Volevo dirvi che per stare nei tempi stabiliti dal governo, che prevede che i lavori debbano essere affidati all'impresa che vincerà entro la fine dell'anno, abbiamo anche sfruttato l'opportunità che viene dal decreto del fare di fare esercizio del sindaco come commissario straordinario. Il bando di gara è chiuso, si è aperto proprio ieri la commissione che sta vagliando le 10 offerte che sono arrivate. Vi terremo quindi poi puntualmente informati su come le cose procedono. Permettetemi una precisazione rispetto ai dirigenti, alle retribuzioni di risultato. Allora, l'autovalutazione di cui si parlava ieri, va sottolineato che comunque era verificata dall'organismo indipendente di valutazione, che nel 2013 ha inciso per il 20% del premio. Gli altri parametri erano legati alla realizzazione degli obiettivi, alla gestione del budget, alla gestione del personale, alla sostituzione interinale di colleghi andati in pensione o trasferitisi in altri enti. Il grado di differenziazione è elevato fra le varie retribuzioni in questo caso. Il fondo a disposizione del sindaco per il riconoscimento delle eccellenze è stato erogato solo parzialmente, questo non è stato detto. Per il 2014 l'autovalutazione è stata eliminata, è stato rafforzato il peso dei comportamenti organizzativi, la definizione degli obiettivi decisa dalla Giunta e ha un collegamento molto stretto con il programma amministrativo nei suoi elementi più rilevanti. Quinto punto, Expo Impact.
parte ha già, come dire, preannunciato l'impegno di rete, di organizzazione della rete che viene fatta a livello locale, grazie anche al fatto che c'è un nucleo di lavoro interno all'amministrazione comunale che sta interagendo con il territorio. Vi anticipo che è da mesi che stiamo lavorando e speriamo di portare a casa il risultato, ma non è facilissimo, è da mesi che stiamo lavorando e abbiamo presentato ufficialmente la candidatura della nostra città per poter ospitare una delegazione estera per il periodo ovviamente che va dall'inizio dei lavori dei padiglioni fino al dopo Expo nella sede di Villa Milius. Anche di questo vi terremo informati, anche se, ripeto, come potete immaginare la competizione in questo ambito è molto alta, però abbiamo presentato un book della città che io in modo un poco forse irriverente ho detto neanche Naomi Campbell l'aveva, però secondo me abbiamo tutte le caratteristiche per poter competere. Allora, ieri è stato fatto un passaggio rispetto alle risorse che nella sua relazione l'assessore Montrasio ha detto non rientrano direttamente nel bilancio del comune, ma sono frutto di come dire, risorse esterne, Fondazione Calibro, bandi, eccetera. Ed è stato detto, mi pare, dalla consigliera Franciosi, se così non è, chiedo scusa ovviamente, che di questo nulla i consiglieri comunali sapevano o non era stato detto nulla in commissione. Può anche essere che in commissione non sia stato detto nulla. Spero che non sia che invece i consiglieri comunali non sappiano, perché io puntualmente, ormai avete visto, con una periodicità credo abbastanza fitta, informo tutti e mando i comunicati stampa che ritengo essere importanti rispetto alla gestione politica della cosa pubblica, e mi sono fatta stampare nell'ordine gli ultimi comunicati che risalgono nel giro di un anno, in cui si dice appunto che Villa Milius è stato iniziato l'ultimo lotto dei lavori di restauro Fondazione Calibro, che per quanto riguarda scuole belle e scuole sicure abbiamo vinto siamo rientrati nei finanziamenti nazionali, che i lavori di riqualificazione dei giardini della Villa Zona sono stati pagati dal CAP, che il progetto culturale dello spazio Milla ha vinto il bando Cariplo, che Regione Lombardia ha assegnato al Parco Medievale dell'Ambro 442.000 euro, che via Catania 126 la casa pubblica si farà, appunto, come vi ha detto altre volte l'assessore regione. Solo gli ultimi che, come dire, li ho mandati a tutti i consiglieri comunali, quindi l'informazione c'è, puntuale, per tempo e tempestiva. Vorrei dire una cosa, però. Allora, si è molto detto sul fatto che arriviamo ad approvare questo bilancio ora a settembre. Non si è detto però, e non l'ho sentito da nessuno, e non credo perché non si sappia, quant'è il numero di comuni che hanno già approvato il bilancio ad oggi. Allora, la maggior parte, da notizie di stampa, non risulta averlo ancora approvato. Ad oggi si sa, e non essendoci comunque una banca dati nazionali, che solo 3.635 comuni sugli 8.102 comuni hanno deliberato la TASI. Qualche informazione a Marchia di Leopardo. La situazione, i comuni che hanno, come dire, come il nostro, affrontato il faticoso iter di questa nuova contabilità, sono 370. E per quanto attiene i comuni lombardi, 13 hanno approvato un nuovo modello di bilancio, 14 non l'hanno ancora approvato e uno è uscito dalla sperimentazione. Ecco, la critica è giusta e doverosa, migliorare bisogna sempre, però contestualizzare credo che sia aiuti a fare politica e aiuti anche a dare dei suggerimenti. Un ultimo tema che butto qui come dire, un desiderata in realtà. Si è parlato della pedonalizzazione del centro. Allora, vi vorrei dire che questa non è una novità, questo Consiglio Comunale ha cominciato a parlarne, vi stupirò, nel 2009, quando l'allora consigliere Vaini propose una mozione, se non ricordo male, in cui in modo sperimentale veniva fatta questa proposta. Voglio ricordare anche a tutti che andò deserto, ma venne anche pubblicato un bando che probabilmente
non era, come dire, all'altezza della competizione, per prevedere posti auto in Piazza Farufini, e lì, come dire, c'era il disegno e la strategia di poter ripensare in modo diverso al centro. Grazie, devo dire, al ritardo dei lavori dell'asfaltatura di Cesare da Sesto, che non sono stati fatti in agosto nel periodo in cui anch'io ero in vacanza, ma in questi 3 giorni, procurando ovviamente disagi, questo è chiaro. L'altra sera sono passata e ho provato a immaginarmi, senza le macchine che c'erano, come potrebbe essere, come dire, anche la visuale di quella città, ed è una visuale completamente differente. Allora, quello che vi dico è che da mesi, mi pare 6 mesi, chiedo conferma all'assessore Piano, al quale ho dato il mandato, che stiamo lavorando per un'istruttoria progettuale sostenibile rispetto a questo progetto, e stiamo acquisendo ipotesi progettuali che poi ovviamente vaglieremo e metteremo anche alla discussione, prima di tutto della città, e subito in contemporanea anche con i portatori di interesse, i commercianti, coinvolgendo ovviamente anche il Consiglio Comunale e ovviamente anche il tavolo del commercio. I percorsi sono, come dire, hanno sempre un'origine, non cascano dal cielo. Nel 2009 venne fatta questa sperimentazione e successivamente andò a deserto questo bando. Probabilmente non è stato costruito un percorso, probabilmente non è stato fatto in modo spot, in modo, come dire, sporadico, però, come dire, stava già germinando una sensibilità. Noi questa sensibilità l'abbiamo ereditata, è un'eredità non pesante questa volta, e quindi vogliamo portarla avanti. Grazie. Grazie al Sindaco. Procediamo con la dichiarazione di voto al bilancio di previsione e delibere collegate. Inizia il gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Il regolamento prevede 5 minuti. Se qualcuno qualche minutino in più, visto il tema così importante, vabbè, stasera cerchiamo di sopportarlo. Grazie Presidente. Con molta serenità e responsabilità, attraverso le parole di ieri sera e la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti di questa sera, siamo convinti che come lista civica dei Giovani Sestesi abbiamo dato prova che senza preconcetti o colore politico, ancora una volta le nostre scelte sono state guidate dal buon senso e convergono tutte nella direzione del cambiamento. Un cambiamento che, come anche ieri sera in molti hanno espresso, ormai risulta essere inevitabile. Per noi la moda di chi urla più forte è un po' demodé, poco interessante e costruttiva, ma non possiamo fare a meno di ripetere, soprattutto su questo voto di bilancio, che è indispensabile uno scatto di orgoglio e che ognuno riprenda in mano le redini proprie con i compiti che gli spettano e con i ruoli assegnatogli attraverso il voto democratico espresso dai cittadini. Questo vale anche per noi consiglieri, che ci siamo candidati a partecipare alla gestione della città per conto di altri cittadini. Lo scopo di tutti dovrebbe essere il raggiungimento del buon governo, senza però dimenticare il buon senso. L'ingessatura, il non fare, l'aspettare non servono a nulla. Crediamo che mai come oggi, per dirla in politichese, serva fare azioni riformiste, che non significano fare riforme, ma affrontare le situazioni e risolverle. Serve sporcarsi le mani e serve, secondo me, che decidiamo seriamente di farlo insieme. Ieri sera, a proposito dei 5 nuovi assunti, il consigliere Tremolada diceva di non lasciare cadere nulla nel vuoto, riferito alle specialità delle persone, al loro valore intrinseco. Beh, molte volte noi ci neghiamo il nostro di valore. Siamo più presi a difendere le posizioni che a costruire. Serve un vero progetto per il futuro, come fanno le nostre famiglie. Serve avere un progetto, perché questa azienda comune deve dare, amministrare, erogare, aiutare e servire. La città di Sesto San Giovanni. L'opposto non può essere. Ho ripetuto apposta la parola azienda, perché a differenza di quanto avete detto ieri sera, il comune è un'azienda, con tanto di partita IVA, codice fiscale, dipendenti, proprietà, e ha un bilancio.
Un'azienda che eroga servizi, un'azienda che è a servizio, un'azienda no profit, ma comunque un'azienda. Facciamo fatica a capire perché non si possa dire che se diventando bravi a gestire il nostro patrimonio possiamo incassare risorse ed erogare servizi. Sembra quasi una bestemmia. Chiediamo a questa amministrazione di permettere a tutti i gruppi politici di dare il loro contributo e di togliere, laddove sia riconosciuta onestà intellettuale, ogni indugio. Altrimenti non si potrebbe giustificare il governo Renzi a questo punto. Un governo fatto da anime diverse, ma accomunate dalla voglia di portare il paese fuori dalla crisi, rendendolo appetibile, ricco di idee e possibilmente cercando di reinventarsi. Crediamo che una città come Sesto San Giovanni debba salvare la sua memoria, ma rinunciare alle abitudini e al conservatorismo. La lista civica dei giovani sestesi chiede un cambiamento a questa amministrazione e di poter essere insieme pionieri e non reduci. Stasera voteremo contro questa previsione di bilancio, perché questo bilancio non è innovativo, ma è di contenimento e non è strategico. Si è detto ieri sera bilancio uguale a numeri. È vero, la sperimentazione del bilancio armonizzata parla però di strategie, di sezione strategica e di sezione operativa. La strategia non c'è su quello che dovrebbe essere fondamentale per chi è chiamato ad amministrare una città. Il bilancio sono numeri. Non penso però che siamo chiamati a votare la quadratura dei conti fatta dalla dottoressa Orsetti e dalla dottoressa Fiore, ma la capacità delle scelte politiche che la politica deve fare. Non è la politica che si deve adeguare ai conti dei dirigenti, ma la politica deve amministrare e decidere. Visto che mi resta mezzo minuto, vorrei fare un inciso. Io vorrei e onestamente pretenderei che quello che dico non venisse usato e stravolto. Primo, viene detto che iniziamo a non pagare le tasse e questo non è vero. Secondo, assessore Innocenti, noi ieri sera abbiamo fatto un parallelismo di quanto prodotto per le pari opportunità, è stata veramente bravissima, e quello che invece riguardava le imprese. Quello che poi penso in merito alle pari opportunità, penso che sia un mio pensiero e non le ho sicuramente chiesto di condividerlo, come lei non mi può chiedere di condividere il suo. Terzo, assessore Montrasio, a questo punto facciamo una bella cosa. Visto che è stato appena convocato il tavolo del commercio e visto che questa è una città bellissima dove gli imprenditori stanno benissimo e dove perlomeno i piccoli imprenditori, non si capisce perché noi continuiamo a negare in questo consiglio che godono di un benessere e di strategie e di sconti e di tutto fantastici, facciamo una bella cosa. Mettiamo tutto sul tavolo. Vediamo veramente gli operatori che cosa dicono e ci mettiamo a confronto, perché non siamo proprio pochini, E noi le idee le abbiamo raccolte tutte, quindi vediamo quello che lei ha detto, Heineken, Campari, nessuno ha mai negato niente. Abbiamo fatto tutt'altro discorso, abbiamo chiesto tutt'altre cose. Allora, siccome non siamo proprio pochini come piccoli imprenditori, facciamo una cosa. A questo punto mettiamo sul tavolo tutte le problematiche, non le feste, le festicciuole e quant'altro. Parleremo anche di pedonalizzazione, ci confronteremo, perché non abbiamo mai detto di no alla pedonalizzazione. Abbiamo detto che doveva avere un criterio e doveva avere delle scelte precise. Dopodiché vediamo chi è contento e chi è scontento. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa, gruppo Federazione della Sinistra, il consigliere Foggetta, prego. Grazie. Allora, quello che volevamo dire riguardo questa previsione di bilancio l'abbiamo detto per lo più ieri. Questa sera sono arrivate le risposte degli assessori che ci hanno soddisfatto ulteriormente, che hanno suggellato il nostro favore rispetto a questa previsione di bilancio. Ringrazio quindi tutti gli assessori che hanno parlato questa sera, ringrazio in particolare l'assessore Piano per le dichiarazioni nette che ha fatto rispetto al tema casa e rispetto al tema casa invito tutto questo Consiglio Comunale a lottare insieme, perché in particolare avendo votato prima quell'ordine del giorno sulla legge 27, che non è da rivedere solo in quel punto ma forse è da rivedere un po' in toto, forse è da riscrivere completamente. Questo non può farlo da solo l'assessore Cagliani, questo deve farlo l'assessore Cagliani col supporto di tutte le forze politiche che ci sono a questo Consiglio Comunale, perché quei nomi, cognomi e volti di cui parlava prima
non possono essere un peso non sulla coscienza, un peso sullo stomaco solo per l'assessore, ma devono esserlo per tutti quanti quelli che sono in questo consiglio comunale. Quindi almeno su questo spero si possa combattere, si possa lavorare insieme. Ultima cosa, morosità colpevole e non colpevole. La morosità non colpevole si dimostra, va dimostrata. La morosità che viene dimostrata come colpevole va combattuta, e spero, e so, confido che da oggi in avanti andrà fatta, che si nasconda tra le case popolari o che si nasconda tra i grandi imprenditori, tra i più grandi imprenditori di Sesto. Io sono sicuro che da oggi in avanti questo partirà, se non già si è fatto fino ad oggi. Grazie. Grazie consigliere Foggetta. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie Presidente. Preannuncio che il nostro voto sarà favorevole, così la suspense al limite ce la giochiamo subito. Il taglio continuo e costante e non ancora ultimato, come evidenziato da noi di SEL, sottolineo noi di SEL, ieri sera nel nostro intervento, è come giocare al poliziotto buono e a quello cattivo, dove il governo è il ruolo del poliziotto buono e ai comuni viene lasciato il ruolo del poliziotto cattivo. Ma tagliare non significa eliminare le esigenze, eliminare il problema, la necessità. Significa solamente delegare a altri, e senza dare le corrette risorse, la responsabilità del servizio, ossia i comuni, tutti noi. Uno dei più grossi danni sociali che stiamo vivendo in questi anni è la cancellazione delle parole solidarietà e diritti, parole che noi di SEL vogliamo reinserire, a iniziare dalla nostra città. Un principio inaccettabile per noi di SEL è la riduzione della persona a homo economicus, come si usa dire, che si accompagna all'idea del mercato come regolatore della nostra vita. È il mercato che vota, decide, governa le nostre vite. Ne discende da tutto ciò lo svuotamento di alcuni diritti fondamentali, ne cito due, come l'istruzione e la salute, ma i quali non possono essere vincolati alle risorse economiche, non è questo uno Stato civile. L'economia di mercato ha creato società di mercato. È possibile parlare di solidarietà in una economia basata sulla competizione spietata come la nostra? Noi a Sesto, nel nostro piccolo, ci stiamo provando. E questo bilancio ne è la testimonianza. Abbiamo parlato insieme a altri tempo fa di bene comuni. In questi anni il SEL ha continuato a parlare di eguaglianza, lavoro, solidarietà, diritti. In un'unica parola, dignità. E SEL continuerà a farlo, anche in questo comune. Stilare un bilancio di previsione oggi non è una cosa semplice. Mantenere ciò che vi è scritto, sicuramente, non è l'equivalente di fare una passeggiata in un viale alberato con un barboncino bianco al proprio seguito. Abbiamo il compito di provarci e il dovere di rispettarlo. Il fatto di essere partiti dall'ordine del giorno TASI, approvato da tutta la maggioranza, è testimonianza che si vuole agire sul fronte del contenimento delle spese, è testimonianza di serietà. Un bilancio che vede un rafforzamento dei diritti e dove noi diciamo 80.000 cittadini sestesi, diciamo 80.000 diritti. Un bilancio che deve vedere le differenze di ognuno di noi arricchire gli altri per mantenere e potenziare quella comunità messa sempre più a dura prova da una crisi economica che al di là dei malati di slide e di tweet non abbiamo messo alle spalle. Non dobbiamo avere paura a mischiarci, siamo tutti esseri umani. Non è nascondendo il problema che lo si risolve. Lo si demanda ai comuni, vorrei ripeterlo, ma senza le dovute coperture, comuni attenti e sensibili non potranno ugualmente stare al passo con queste esigenze. Vorremmo concludere con una chiosa e un ringraziamento, anzi forse più ringraziamenti, a quelle persone della Consulta dello Sport che una volta al mese mi sopportano e che con molta passione, non so se lo fanno per farmi piacere o meno, escono dalla sala sorridendo e li ringrazio perché mi sembra doveroso farlo in questo frangente. Vorremmo concludere anche con dei ringraziamenti ai cittadini che ci fermano per strada, ci contattano con i social network, ci seguono da casa e dalle tribune di questo Consiglio Comunale. Perché essere cittadini in uno Stato totalitario solleva il singolo dall'oneroso compito del pensare, cioè il pensiero unico ed è sufficiente, basta adeguarsi. Al contrario, essere cittadini di uno Stato democratico è un esercizio impegnativo, faticoso e quotidiano, perché bisogna leggere, studiare, documentarsi, mettersi a confronto, fatti, parole, ed esercitare lo spirito critico, perché è la critica che crea ricchezza. E infine esprimere un giudizio, votando.
Ma non basta ancora, bisogna togliersi gli occhiali, appannati da vecchie ideologie o da ideologie anche moderne, e forse questo è ancora più difficile. Ecco perché noi di SEL pensiamo che occorra valutare il quadro, non chi l'ha dipinto. Abbiamo bisogno di una politica vera, fatta con passione e una mano sul cuore. La chiosa era per l'assessore Piano, a proposito degli ingredienti della torta. A me piace moltissimo una torta che conosco il nome in dialetto e non la conosco in italiano, che comunque viene fatta con del pane raffermo, quindi costa pochissimo, ma è veramente buona. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. La parola alla consigliera Landucci, gruppo misto, prego. Grazie. Non è facile dire qualcosa se non che sono contraria, perché cioè, mi sembra che il dibattito sia fatto tra persone che non si parlano tra di loro, no? Cioè, perché se uno ascoltasse soltanto le repliche degli assessori, veramente penserebbe di vivere nella città più bella del mondo, nel senso dove tutto si affronta, dove tutto va bene. Se uno ascoltasse, per esempio, un intervento che mi ha molto stupito ieri sera della consigliera Teormino, che normalmente è persona molto anche obiettiva, cioè praticamente il comune, tutti i problemi che ci sono a Sesto non sono del comune. E quindi perché dobbiamo metterli davanti? D'altra parte il consigliere Nossa ha appena detto che alcuni dei problemi più grossi sono istruzione e sanità. Cioè due problemi che la sanità al 100% e l'istruzione al 90% non sono sulle spalle del comune, perché sennò saremmo già falliti. Nel senso che l'istruzione è sostanzialmente sulle spalle dello Stato, tranne pochi piccoli interventi del comune, assolutamente, come dire, fiancheggiatori, preziosi, ma che non, come dire, che non esisterebbero senza lo sforzo titanico del mostro MIUR che ha sede a Roma, e la sanità è tutta in capo alla regione, no? Quindi anche qui continuiamo a parlare di cose del tutto diverse e continuiamo a lamentare che i problemi che ci sono dovuti al taglio delle risorse, perché solo noi fronteggiamo i problemi, mentre naturalmente siamo in prima linea, non possiamo fare le leggi, mentre invece gli altri evidentemente sono in seconda linea. Quando ascoltando qualunque telegiornale in questi giorni si dice esattamente il contrario, perché appunto si parla dei professori, si parla dei magistrati, si parla delle forze dell'ordine, cioè tutto quello che dipende dal governo centrale, che lamenta i tagli e dice che bisogna tagliare gli enti locali. E della verità, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio, c'è ancora molto grasso che cola. E un'espressione non di particolare raffinatezza, devo dire, ma comunque va bene. Cioè, è chiaro che siamo di fronte a una coperta molto corta e ciascuno spera che siano gli altri a scoprirsi i piedi, perché questa è la realtà. Allora, a fronte di questo, io credo che forse anche gli assessori avrebbero potuto dire quella che è sotto, che abbiamo detto tutti, cioè che siamo di fronte a un bilancio sostanzialmente di spesa corrente. C'è una spesa corrente incomprimibile e non la comprimiamo. Ma per il resto, ho capito, assessore Perego, 422 bambini all'asilo nido mi costano alla comunità 7 milioni di euro all'anno, no? Cioè, bisogna fare anche le divisioni. E dopodiché gli altri due interventi che ha detto lei riguardano 50 e 200, mi sembra, grosso modo. Io sono andata a vedere l'elenco dei beneficiari. L'elenco dei beneficiari non dice in realtà poi, perché a me non interessa un elenco di 2000 nomi, a me interesserebbe capire come questi soldi vengono ripartiti, cioè io ho speso 1 milione di euro in buoni per, ho speso 3 milioni di euro per sostenere i minori che sono affidati al sindaco e che sono nel caso. Questo vorrei capire, non un elenco di nomi che determina tot legge 31 del 1980. È chiaramente una voce criptica, oltretutto, che si limita semplicemente a mettere in piazza il nome del beneficiario. Ma non è che questo mi aiuta a fare il bilancio, non c'è neanche un totale. Cioè, e cosa vedo? Un elenco di nomi, a me peraltro giustamente del tutto sconosciuti, e andiamo avanti. Quindi io credo che
oggi ci sia la necessità non di, sì, forse di cambiare, ma soprattutto di razionalizzare i costi. Perché a mio avviso tutti hanno ragione. Chi potrebbe dire che non è giusto aiutare i disabili? Chi potrebbe dire che non è giusto aiutare gli anziani? Chi potrebbe dire che non è giusto dare la casa a chi ha bisogno? Il problema è che con i sistemi che abbiamo noi, il costo di questi servizi diventa troppo pesante. E questo è il problema di tutta la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione fa cose del tutto necessarie. Nessuno di noi dice che la scuola non è necessaria. Nessuno di noi dice che i carabinieri non sono necessari. Diciamo che oggi i costi della struttura sono troppo alti. Perché questo è il problema. Se io per dare un servizio a un bambino di qualunque tipo spendo molto più per organizzare il servizio che non per il servizio stesso, è chiaro che alla lunga questo poggerà troppo sulla fiscalità. Perché qui dobbiamo, è chiaro che nessuno di voi ne ha parlato nella risposta se non per parlare di questa morosità che, ho capito, sarà altissima, non pagherà nessuno le tasse, ma è possibile che non ci sia da riflettere un momento sul fatto che se uno paga viene schiacciato dalle tasse? Cioè questo è il problema, fino a quando si potrà continuare a sostenere un servizio che ha un costo così alto e che si basa tutto sulle nostre spalle, perché abbiamo capito che le partecipate, quando va bene, non ci costano niente, quando va male ci costano anche soldi, perché di avere da lì delle risorse ce lo possiamo scordare, no? Non abbiamo le farmacie, speriamo che vadano bene, per anni c'è stato propinato l'idea che le farmacie avevano, ci davano il servizio notturno, adesso non ci danno manco più quello, quindi a questo punto mi domando che differenza c'è tra la farmacia del Rondò privata e la farmacia comunale di Viale Casiraghi, se non il fatto che giustamente avete detto bisognava salvaguardare dei posti di lavoro, ma capite che questo non è l'interesse della cittadinanza, la quale dice io ho tirato fuori tot soldi anche per sostenere quello. Quindi è questo il problema, nessuno nega che siano necessari i servizi della pubblica amministrazione, vorrei ben che vedere. Il problema è che se sono disorganizzati e inefficienti non riusciamo più a sostenerne il costo. Vedo che per la prima volta dopo anni si comincia a dire che le case popolari, se non si cambia marcia, alla fine non diventano più un patrimonio ma diventano un debito. Devo dire, noi lo diciamo da anni, che non si può utilizzare così questo patrimonio. Quindi, chiariamo, nessuno nega che ci sia necessità, anche soltanto il comune, solo per avere un certificato e la carta d'identità. No? Nessuno nega che sia giusto dare i servizi. Il problema è che se i servizi non sono razionalizzati, non si razionalizza il loro costo, alla lunga non ce la faremo più. Perché già ora, al di là delle morosità incolpevoli, incolpevoli che siano, il costo per i cittadini è un costo tremendo, è il motivo fondamentale della nostra stagnazione. I cittadini non hanno più soldi per consumare perché sono schiacciati dal peso di mantenere il comune, la regione e lo Stato, che gravano tutti sulle nostre spalle. Questo è il problema. Ormai noi non ci domandiamo più cosa compreremo per Natale, ma ci domandiamo, riusciremo a pagare la seconda rata dell'IMU che arriva esattamente 10 giorni prima di Natale? Quando abbiamo pagato quella, state tranquilli che di spazio per i consumi l'abbiamo quasi finito tutto, anche perché al 30 di novembre c'è anche il saldo dell'IRPEF più l'acconto, che ormai in certi casi supera il 100%. Cioè questo Stato ci chiede di pagare di IRPEF, di acconto IRPEF, più del 100% di quello che abbiamo pagato l'anno prima. Questo è il problema. E questo che dobbiamo questo è quello che dobbiamo domandarci. Non che il servizio sia necessario, lo credo bene, se no chiudiamo baracca e burattini e andiamo a casa. Però il problema è che
tutta, in tutte le articolazioni di questo nostro Stato, si arranca a cercare di mantenere sostenibili i costi. E se non facciamo questo, alla lunga ci cade in testa il sistema. Questo volevo dire, e questo mi sembra però che non sia sentito, perché mi sembra che l'unico problema della fiscalità sia la morosità e non il fatto che, che noi stiamo ammazzando la pecora. Come diceva Tiberio, lo so che uno non vuol mai sentire perché l'imperatore Tiberio, la pecora va tosata, non scorticata, perché le pecore scorticate muoiono e di lana poi non ce n'è più. Perché grazie, io, scusi un'ultima cosa, la morosità è colpevole. Se io non ho i soldi, sono colpevole, va bene, colpevole, ma non ho niente, cosa mi fate? Mi fate, una volta c'era la schiavitù per debiti, facciamo la schiavitù per debiti della pubblica amministrazione, perché ormai la gente, se la rovesciate, escono solo le cambiali, non escono più i soldi. Questo è il vero problema, questo è il cuore non grazie. Solo del Comune sono ma anche costretto... delle altre amministrazioni statali. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Quello che continuiamo a chiederci e a non capire è qual è la vostra idea proiettata nel futuro per questa città. Visti discorsi sempre fumosi, ad esempio sulla mobilità, sulla lotta al traffico, sulla realizzazione di progetti seri con le aree pedonabili e con le piste ciclabili. La manutenzione stradale va rivista e bisogna porre l'attenzione su come si spostano e si muovono le persone in questa città. Permetteteci l'ennesima polemica. Non potete dirci che a Cinisello i turisti si sposteranno solo ed esclusivamente a piedi. E chi dice che passeranno necessariamente da Sesto? Cinisello è collegata con una metro tranvia alla fermata Bignami della metropolitana Lilla. Quindi hanno anche loro il percorso, anche loro avranno un percorso facilitato che non passerà da Sesto. Non male questa vostra mancanza sui trasporti esistenti nell'Interland, soprattutto da chi ormai ragiona solo nell'ottica di città metropolitana. Confermiamo la nostra contrarietà a questo bilancio che si regge solo sul prelievo fiscale. L'aumento delle tasse non è più sostenibile ed è diventato di fondamentale importanza iniziare a cercare i fondi per il sostentamento dei servizi della città altrove. Legare la realizzazione degli investimenti solo sul gettito fiscale è ormai diventato un'utopia. Con l'incertezza di riuscire a recuperare tutti i fondi necessari e visto che sarà sempre più facile che i cittadini non riusciranno a far fronte al pagamento delle tasse, che sono sempre più salate, ripeto, è fondamentale impostare le entrate del bilancio su altre fonti. Siamo ad esempio contrari all'istituzione della Tari, che seppur con tutti gli sforzi di ridurre il gettito sulle utenze domestiche, penalizza enormemente ristoranti ed esercizi commerciali affini, che vedranno un aumento del 600% rispetto all'anno scorso. La soluzione è la tariffa puntuale. Ma scegliere questa tariffazione prevede una modifica totale della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Comunque, come già detto, ci auguriamo che il costituendo ufficio per il recupero dei fondi stanziati dall'Unione Europea sappia fare un buon lavoro per l'anno prossimo. Un paio di incisi. Assessore Cagliani, quando abbiamo detto che non c'è niente del project financing sulla Carmellongo, intendevamo solo che non è relazionato nel DUP. A che punto sia la realizzazione del progetto? È importante, visto che in teoria dovrebbe essere realizzato quest'anno. Sarebbe stato solo interessante leggere qualcosa appunto nel DUP. Assessore Iannizzi, se a breve andremo a discutere del bando dell'igiene urbana, perché non ne compare nota in alcuna parte del DUP? Ci saremmo aspettati di trovare due righe in merito, ad esempio, nella sezione strategica del DUP, sempre perché è il documento col quale realizzerete le opere quest'anno. Sindaco, in che cosa di quello che abbiamo detto si evince che siamo favorevoli all'evasione fiscale? Abbiamo solo sottolineato che dare ad una società esterna questa incombenza non ci trova favorevoli, perché consideriamo una società privata non idonea a gestire questo servizio. È sotto gli occhi di tutti il fallimento di Equitalia. Forse riteniamo che le capacità dei nostri dipendenti comunali dovrebbero essere valorizzate.
Forse, come diceva il consigliere Nossa, affiancando loro un tecnico capace, ma solo per un periodo limitato di tempo, perché anche il tecnico è a pagamento. Assessore Innocenti, io non avrei voluto replicare, però mi sento di volerlo fare. Quando io le ho fatto quel commento, era semplicemente perché da quello che si evince nel TUP, secondo noi l'indirizzo è troppo dedicato solo ad una parte della metà del cielo. Le pari opportunità devono, secondo noi, comprendere entrambe. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente. Molto velocemente, per giustificare il tradizionale voto contrario sul bilancio di questa forza politica, perché qui in campo, diciamo, c'è ancora qualche consigliere che ha ancora anche un'esperienza politica e mantiene, continua a fare la propria attività anche da un punto di vista politico. Credo che con la relazione dell'assessore Montrase siano emersi degli elementi di novità. A, che finalmente avete preso coscienza che siete un'azienda. Forse è qualche anno che ve lo diciamo che andrebbe gestito il bilancio come un'azienda e quindi anche il personale gestito come un'azienda. Mi fa piacere. Così come mi fa piacere la presa di coscienza che quello che noi si è detto in questi anni è che, continuando così con le strategie del governo centrale, il Comune dovrà autoreggersi. Non è pensabile, e l'abbiamo sempre detto in passato, che autoreggersi significa tassare i cittadini. O meglio, ovvio, devono pagare e tassare i cittadini, ma deve esserci anche proporzionalmente una riduzione dei costi strutturali. I costi strutturali sono la spesa corrente, 76 milioni su 124 di previsione. Poi le cifre non sono aleatorie in questa sede, lo sappiamo benissimo, quello che mi interesserà sarà quando andiamo in assestato, perché è lì che poi tiro fuori le percentuali sostanziali, dove vedremo che dal 2001 al 2014 l'incidenza della spesa corrente sul rapporto cittadino-personale sarà aumentata, anziché diminuita, pur essendo fondamentalmente negli ultimi anni diminuito il numero del personale, non per una spending review vostra, ma perché la gente va in pensione e avete il blocco delle assunzioni. Paghiamo ancora lo scotto della stabilizzazione di 40 persone giunto a Oldrini, perché questo è da ricordare, e io credo che su questo ci sia una mancanza di progetto, nel senso che sapete benissimo che da qui ai prossimi anni ci sarà molto personale che andrà in pensione. Questa è un'opportunità di ristrutturare già oggi la macchina organizzativa, perché bisogna sapere esattamente chi andrà in pensione, in quale settore, per riorganizzare immediatamente i settori, per non avere i buchi nei vari settori e quindi non avere la copertura per l'erogazione dei servizi. Il city manager che avete promesso arriverà, sarà in grado di riorganizzare questo? Non lo so, io me lo aspettavo già, perché molte volte ho detto faremo, proporremo, adesso arriverà l'ufficio finalmente per i fondi UE. Ben venga, molti anni abbiamo già detto, dicevamo nei nostri interventi, che era forse opportuno puntare molto su questi fondi, ricordando che spesso quasi tutti i comuni del sud Italia vivono e campano delle entrate su questi fondi, perché i loro cittadini sono poco contribuenti, perché hanno un bassissimo reddito, a differenza di quelli del nord che godono di una miglior situazione. Godevano forse, vabbè, ci sono ancora, diciamo, abbiamo ancora una situazione. Ma che la situazione non sia rosea, lo dite voi stessi, lo riconoscete voi stessi negli oneri di previsione, gli oneri di urbanizzazione, che sono ancora bassi, e sappiamo benissimo che nell'ambito della previsione la cifra viene sempre aumentata, perché consente una serie di operazioni contabili al funzionario, alla partita, che diversamente le sarebbero vietate per legge. Questo significa che sostanzialmente siamo in una situazione di depressione. Il mercato sicuramente ha la sua incidenza, però ci sono realtà intorno a quella se stesi dove le opportunità in materia di edificazione ancora sono in essere, vuoi anche che godono di benefici di PI precedenti o quantomeno di opportunità di meno ingessatura sul territorio per l'edificare. Così come mi viene da
dare un suggerimento, perché l'altra sera ho sentito del fatto che si è vantato dei 5 lavori socialmente utili che sono stati reimpiegati e vengono reimpiegati nella struttura. Allora le do un'opportunità, in quella ristrutturazione del personale con l'uscita, sfrutti la nuova legge Renzi. Lei mi dirà, c'è una nuova legge, certo. Abbiamo introdotto a maggio, o meglio, il governo ha introdotto un nuovo istituto nel procedimento penale, è una novità, è l'affidamento messa in prova, che non è l'esecuzione pena, ma è semplicemente a chi viene rinviato a giudizio con reati fino a 4 anni, quindi parliamo di una serie di reati di una certa entità, la messa alla prova. La messa alla prova consiste in un obbligo del cittadino di prendere parte e servire la comunità in una struttura, e solo all'esito di questo percorso, che vuol dire tradotto lavorare gratis per una comunità, il giudice, ricevuta la relazione positiva, estingue il processo e non lo processa. Porto l'esempio concreto, città di Sesto, ad agosto abbiamo assistito tutti, abbiamo letto tutti cosa è sostituito ai nostri agenti, oltre ad avere il beffa di avere agenti inabili, agenti che ovviamente costano a noi nella malattia e non rendono il servizio, abbiamo, tra virgolette, subito la beffa di vedere che chi aveva cagionato tutto ciò è stato messo in prova. Ecco, se il sistema, cioè il comune, si aggancia all'UEPE, che è l'ufficio esecuzioni pene esterne, perché è l'organo che già esiste, a cui la legge ha demandato anche la messa in prova, avanza un progetto per avere ricollocato una serie di queste persone, tenga presente che non si trova qua pregiudicati, si trova anche un normalissimo conducente di auto che ha commesso un omicidio colposo, oppure un normalissimo manager che può aver ingiuriato una guardia, oppure un qualunque cittadino che può aver inavvertitamente nel supermercato messo in tasca una banana, dimenticandosi poi, magari uscendo dalla cassa, di pagarla. Quindi anche gente che magari ha un'esperienza lavorativa concreta che può dare utilità, concretezza alla nostra comunità. Quindi è un suggerimento che dico, metta in piedi anche questo strumento. Perché, certo, se fosse stato già in meccanismo avanzato, il comune avrebbe beneficiato, ad esempio, di questo cittadino che ha aggredito i nostri agenti, avrebbe quantomeno ripagato la nostra comunità lavorando gratis per un certo numero di mesi. E quindi questo è sicuramente una cosa da ricordare. Non entro nel merito della TASI, perché illustri esponenti del PD hanno già detto come, al di là del principio dell'applicazione, sia sbagliato il meccanismo, l'avevamo già rilevato in commissione, che è stata applicata una maggiore imposizione ai cittadini meno abbienti, quelli più abbienti di fatto ne hanno beneficiato con una leggera riduzione o con un sostanziale equilibrio rispetto a quanto già pagavano con la vecchia tassazione. Auspico, nelle parole dell'assessore Piano, che il quadro di dismissione immobiliare che noi da molti anni abbiamo sempre indicato costituisca una programmazione organica, cioè non sia uno spot che poi presenta i problemi, ad esempio, come mi ricordava il consigliere Di Stefano di aver detto ieri, che al di là di quanti se ne mettono in vendita, poi bisogna vedere quanti concretamente si riescono a contabilizzare e a portare nell'assestato. È necessario che, oltre ad averci un quadro d'insieme complessivo, vengano date delle linee precise, cioè se ogni anno dobbiamo dismettere il 5%, il 10% del nostro patrimonio, con un'ipotesi di ricavo medio, su quali voci di spesa finalizzare questi introiti. Esattamente, cioè impropriamente, usatemi questo termine, usarlo come tassa di scopo, nel senso vincoliamoli precisamente ad un obiettivo chiaro e non che vadano a coprire nel mare magnum della spesa corrente. Poi, mi ha fatto cenno consigliere Landucci, c'è il problema dei servizi come i nidi. È tempo di prendere, lo continuo a dire, è tempo di prendere decisioni, cioè continuare a tenere quel servizio a perdita porterà sul lungo periodo delle ricadute notevoli, così come altri servizi. È evidente che prima o poi qualcuno dovrà prendere una decisione drastica, non lo so, è un'alternativa, non è vero, perché mantenere quel tipo di servizio con perdita, perché il problema sostanziale, e non è di poco centinaia di euro, ma di notevole migliaia entità di euro, forse è il caso che qualcuno prenda una decisione forte di cambiare strategia, così come avete preso coscienza in alcune cose, è forse il caso che anche su questo
ci sia la volontà quantomeno di incominciare progressivamente a dismettere questo tipo di servizio in questo modo e a proporlo con una forma alternativa più economica, diciamo, per la comunità, ma che garantisca comunque la qualità del servizio. Credo che non sia una novità la nostra proposta, così come non sia una novità perché viene applicato anche in altre realtà che circondano il territorio nostro sestese. Ringrazio per qualche minuto in più che mi ha concesso il Presidente, purtroppo ieri sera per motivi fisici non sono potuto essere presente e quindi qualche parola in più mi sono permesso di dirla. Grazie a tutti. Grazie al consigliere La Miranda, gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Quella che è la nostra idea su questo bilancio preventivo l'abbiamo espresso bene ieri sera, un giudizio positivo, e comincerei innanzitutto col citare quello che diceva prima il consigliere Foggetta. Il consigliere Foggetta diceva sì, l'amorosità va dimostrata, l'amorosità colpevole o incolpevole. È vero, non è vero che non è mai stato fatto niente, questo lo sappiamo bene tutti. Una cosa è certa, che questo lo dobbiamo fare, dobbiamo migliorare forse in questa cosa, ma una cosa è certa, lo faremo e lo faremo tutti. Lo farà tutta questa amministrazione, lo faremo insieme. Perché in questi anni ha dimostrato questa amministrazione, guidata dal sindaco Chittò, che quando ci sono delle partite difficili, delle partite che sconvenienti, come quelle che hanno ricordato giustamente il consigliere d'opposizione, questa amministrazione non si è mai tirata indietro. Ieri sera nel nostro intervento abbiamo fatto anche delle proposte forti e vorrei fare una precisazione anche su questo. Quando si fanno proposte forti e concrete, si fanno se si crede di avere davanti un interlocutore in grado di recepirle. E dato quello che abbiamo fatto in questi anni, alcuni possono dire poco, tanto, per me abbiamo fatto cose importanti, e le abbiamo fatte con coraggio e le abbiamo fatte tutti insieme, che con quello che si vede in giro non è cosa da poco. Finisco col dire che il nostro voto a questo bilancio sarà favorevole. Spero che nei prossimi anni ancora si possa migliorare, perché da fare ce n'è sempre, e sono sicuro che questa amministrazione potrà fare dei grandi balzi in avanti. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Passiamo al gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capoti, prego. Grazie Presidente, cercherò di essere breve visto anche l'orario. Ieri avevamo cercato di ridurre gli interventi come c'era stato chiesto per cercare di contenere entro la mezzanotte. Ma noi la riflessione che facciamo innanzitutto è che valore aggiunto abbiamo portato alla città con queste tre serate, perché a me sembra che il lavoro della politica sia quello di produrre e di dare delle risposte, però con massimo rispetto delle istituzioni e dei presenti in aula, a me pare che invece in questi tre giorni non abbiamo portato nessun valore aggiunto, e non lo dico semplicemente perché governare significa programmare in maniera organica il lavoro su 12 mesi, quindi arrivare a discutere di un bilancio preventivo negli ultimi tre mesi è già di per sé inefficace, quantomeno inefficiente, e dimostra anche un'incapacità di governo. Ma anche perché credo che queste tre serate dovrebbero portare tutti noi ad un ripensamento di come devono operare gli enti locali, e credo e spero che il governo centrale intervenga, ma anche ad una rivoluzione culturale, perché se vogliamo veramente far ripartire i nostri territori e stare ai passo con le manovre del governo centrale, dobbiamo adeguarci, dobbiamo essere anche noi molto celeri, perché altrimenti non riusciamo a dare quelle spinte propulsive e prendere l'occasione da quelle manovre che sta cercando di portare avanti il governo con le riforme strutturali, e restiamo assolutamente indietro. Ce ne sarebbero tantissimi di temi da affrontare, perché ogni consigliere ha portato un proprio contributo e mi auguro che quantomeno l'amministrazione sappia fare tesoro di queste proposte per il futuro, perché questa sera ha dimostrato di essere comunque sorda, perché mi sembra che ancora una volta la minoranza abbia saputo dare delle osservazioni più che corrette e costruttive nell'interesse della città, e ho visto atteggiamenti anche un po' poco garbati che mi hanno francamente disturbato. Tre aspetti vorrei soltanto
rilevare. Innanzitutto il bilancio deve portare una strategia di investimento, di novità, di idee, e credo che non lo si possa ritrovare in questo bilancio preventivo, ma ormai è tardi perché siamo già negli ultimi 3 mesi. Non c'è nessun accenno di una attenzione alle periferie delle nostre città, di una inclusione delle periferie rispetto al centro della città. Penso a borghi storici come Cascina Gatti, che sono stati secondo me deturpati in maniera indelebile da delle costruzioni forse che non hanno di certo abbellito e portato un valore aggiunto a quelle zone. Di contro vedo una sempre maggiore attenzione al parco medievale dell'Ambro e ne sono lieto, ma mi domando come mai in questo momento storico, forse perché, ma è una malignità, però in quella zona forse si sta sviluppando un progetto edilizio molto importante. Beh, insomma, io credo che le periferie siano tutte uguali, meritano tutta attenzione e soprattutto occorre una politica di valorizzazione delle periferie. Non c'è nessun accenno rispetto alla struttura di Bibbona, che rappresenta un patrimonio per la nostra città, e come già come lista mi ha detto la volta scorsa, prima di andare a pescare nelle tasche dei cittadini, dovremmo pensare anche di mettere a frutto le nostre risorse. Certo, qualcosa di novità c'è nel bilancio, una ventata di iniziativa liberale forse determinata da un ingresso in giunta di persone con una visione meno massimalista, che ha portato forse ad un cambiamento di rotta, e questo oggettivamente noi come lista civica ne siamo anche lieti. Un ultimo punto, sindaco, si è veramente preparato un book per portare delle energie a Sesto, spero che abbia utilizzato anche il Photoshop, e non lo dico con ironia, perché veramente negli ultimi tempi la nostra città è impresentabile, e quindi se dovessero venire a visitare la nostra città credo che scapperebbero, anche perché i comuni limitrofi veramente ci stanno dando una lezione di come significa portare avanti una politica un pochettino più lungimirante. Siamo quasi a metà mandato, io credo che lei debba cominciare a fare anche una riflessione e un bilancio di questi 2 anni. Certo, lei ha ereditato un passato difficile, nessuno lo mette in dubbio, come dicevo prima con il vice sindaco, non possiamo negare che oggi chi sta al governo e amministra le città si trova in un momento di estrema difficoltà. Però io credo ancora una volta che la maggioranza non sappia cogliere le opportunità, creare sinergie col territorio, creare sinergie con quelle forze che possono portare delle proposte innovative e anche non sfruttare le buone idee che vengono dalla minoranza. Il nostro voto sarà contrario. Grazie al consigliere Caponi. Per ultimo, gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Il gruppo consiliare del Partito Democratico voterà a favore, con piena convinzione e consapevolezza, il bilancio preventivo 2014 e i suoi allegati, con la convinzione che in una fase di grande ristrettezza finanziaria degli enti locali, questo bilancio interviene strutturalmente su alcune voci di spesa e si muove in una logica di equità. Come per il commercio, dove l'amministrazione e l'assessore si sono mossi bene e proseguiranno a cercare soluzioni con il contributo di tutti. Apprezzando che l'ordine del giorno della maggioranza, approvato nella seduta del 22 maggio dalla maggioranza del Consiglio Comunale, sia stato ripreso puntualmente nelle scelte di bilancio, ed ugualmente apprezzato l'impegno espresso dall'amministrazione a presentare il preventivo 2015 con una tempistica molto diversa e proseguendo la razionalizzazione della spesa secondo priorità selettive legate a bambini, anziani, igiene e decoro urbano, efficientamento energetico. Ieri sera, durante la relazione, l'assessore Montrasio ha fatto presente che questa amministrazione riesce ad essere autonoma, riesce a lavorare quasi in autonomia, ma con i tagli che ci sono stati, con le risorse statali ridotte all'osso, viene pagato quasi la totalità di tutto viene pagato dai cittadini.
Quindi l'assessore Montrasio ieri è stata chiara, non ha detto cose non vere e non si è tirata indietro da nulla, e io la ringrazio e l'apprezzo per quello che ha detto ieri sera. La politica, in questo caso noi tutti quanti, dovremmo sicuramente aprire una riflessione profonda sui servizi offerti, sulle prossime scelte politiche. Ma con questo bilancio si è iniziato a prestare maggiore attenzione alla riduzione della spesa, ai nuovi bisogni e allo sviluppo della città. Per questo daremo voto favorevole in un'ottica di rilancio dell'attività del Comune e della sua capacità di essere sempre più regista della città e del suo sviluppo. Grazie. Grazie. Prima di passare alla parte finale, la parola al Sindaco. Prego. Grazie Presidente, io volevo ringraziare invece per questi 3 giorni di discussione di bilancio tutti i consiglieri comunali, volevo ringraziare particolarmente i dirigenti che sono qui presenti, tutti quanti hanno lavorato, in particolar modo la dottoressa Rossetti, la dottoressa Fiori e soprattutto anche insieme a loro i loro collaboratori, perché si è tanto parlato della novità di questa nuova forma di bilancio, vi garantisco che ha portato a una è stata una bella sfida, stimolante sicuramente, però anche molto defatigante. Molte volte le mail partivano a notte fonda, quindi mi sembra giusto condividere con voi questo grande senso di responsabilità che hanno avuto gli uffici. Ringraziare anche gli assessori tutti, perché quota parte hanno contribuito in questo percorso, e particolarmente l'assessore Montrasio, che ha dovuto anche subire a volte alcune mie asperità rispetto a questi mutamenti sui quali chiedevo magari, come dire, maggiori spiegazioni, facevo anche un po' fatica a comprendere. Grazie. Grazie al Sindaco, naturalmente mi associo a quanto riferito dal Sindaco, ringrazio anch'io tutti i consiglieri, i colleghi consiglieri, per lo spirito costruttivo con il quale ognuno, seppure con diverse posizioni, sono intervenuti durante il dibattito. Vi ringrazio. Adesso andiamo in votazione. Vi ricordo che ogni delibera comporta la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Vi chiedo solamente un po' più di attenzione. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera numero 1, addizionale comunale all'IRPEF anno 2014. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 6, astenuti 1, favorevoli 16 favorevoli. Il Consiglio approva. Bene. Cioè, le persone non hanno partecipato. Sì. Nulla non ha partecipato. Passiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Grazie. Inizio votazione. Sì, sul presente. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 7, astenuti 1. Favorevoli 16. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda delibera. Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione.
Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Vado un po' lento perché mi hanno sgridato prima e quindi la regia avrete di andare piano. Passiamo alla terza votazione, delibera numero 3. Aliquote di detrazione anno 2014 IMU. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Consiglio approva. Passiamo alla votazione della delibera numero 4, regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, Tari, così come emendata. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Passiamo alla seconda per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Passiamo alla delibera numero 5, Tari, tariffe anno 2014. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, 0, favorevoli 16. Il Consiglio approva. 0. Seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Per l'immediata, sì. Per cortesia, l'immediata eseguibilità, consigliere. Fine votazione. Presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, 16 favorevoli. Il Consiglio approva. Votazione delibera numero 6, istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento, così come emendata. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consigliere presente al voto 24, contrari 7, astenuti 1, favorevole 16. Il Consiglio approva.
Passiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 6, astenuti 1, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la delibera numero 7, regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, modifica il testo vigente delibera Consiglio Comunale 39 del 2013. Approvazione nuovo testo. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Passiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con la delibera numero 8. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare per l'anno 2014, ex articolo 58 legge del 6 agosto 2008 numero 13. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Consiglio approva. Passiamo alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari 7, astenuti 1. Favorevoli 16, consiglio approva. Procediamo con la delibera numero 9, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, così come emendata. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 7, astenuti 1, 15 favorevoli. Il Consiglio approva. Consigliere Nossa, vuole... Prego. Sì, per un mio errore presumo, anzi ne sono praticamente sicuro, non ho votato e quindi... Dicevo che voto favorevolmente a questa delibera, ok? Faccio un mia culpa, se il mia culpa è accettabile. È possibile rimandare la torta di questa votazione? Di che non sia oneroso per gli altri da vedere. No, per... No, niente, allora risulta verbale la votazione del consigliere Nossa. La seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Ancora un attimino, inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 7, astenuti 1, favorevoli 16. Il Consiglio approva.
Sì. Procediamo all'ultima delibera, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014-2016 e relativi allegati, così come emendato. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, 16 favorevoli. Consiglio approva. Ultima votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Grazie. Grazie a tutto il personale e ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti.